Ben ritrovati, Club Napoli News inizia una nuova settimana che ci porterà alla sfida con il Milan domenica 2 di aprile. Sarà un Maradona che aspetterà il diavolo rossonero, infortunato Kalulu, vediamo, insomma io ho sempre paura che il lunedì sono infortunati, poi la domenica giocano tutti, però vabbè, queste sono le solite cose. Ho tante cose da annotarvi, il titolo l'abbiamo scelto perché nella settimana scorsa uno dei nostri telespettatori più assidui, come l'amico Umberto da Piazza Nazionale, disse dobbiamo fare una puntata sui tifosi. Ho accettato la sfida, anche se insomma parleremo di tante cose anche nella giornata di oggi, e parleremo anche della questione tifosi, sia per quello che sta succedendo a Napoli, ma anche per quello che sta succedendo intorno alla città di Napoli e anche per quella che è la sfida di Milano in Champions League. Dopo avremo un collega che ci spiegherà alcune cose, ha scritto un ottimo articolo proprio per spiegare qual è la situazione a San Siro per la Champions. Intanto questa settimana è la settimana del rientro dei nazionali, si parla solo di calciomercato, ragazzi, io non so che dirvi, lo sapete, Molaro parla di calciomercato a giugno inoltrato quando siamo a Di Maro e ne parla quel pochettino tra dicembre e gennaio per la riparazione. Però so che i giornali hanno da scrivere, le pagine vanno, come dire, presentate ai tifosi, e che cosa, soprattutto durante la nazionale, è quello del calciomercato. Ora, proprio in questi minuti, è arrivata una notizia sugli agenti di Kim da parte del collega Venerato, che praticamente gli agenti di Kim stanno provando a portare delle proposte di top club a De Laurentiis, soprattutto delle proposte importanti. Ricordiamo che Kim ha questa maledetta clausola di 15 giorni, e poi vorrei capire quando iniziano i 15 giorni e quando finiscono, perché bisognerebbe capire il giorno preciso, quando è il 1° giugno, quando finisce il, no, che poi quest'anno il 4 giugno si finisce il campionato, quindi bisognerebbe capire dal 1° luglio quando inizia il calciomercato, quindi bisognerebbe capire questa cosa. Però insomma, per ora De Laurentiis è pronto a fargli un nuovo contratto, alzare la clausola pari a 65 milioni e si vedrà. Anche su Osimhen sembrerebbe, non è ufficiale, attenzione, ma sembrerebbe fissato un prezzo oltre i 150 milioni. Però ripeto, di calciomercato non mi va di parlare, sono più contento di parlare di quello che sarà questa settimana. Domani si ricomincia ad allenare a Castelvolturno e domani tornano anche i nazionali, quelli italiani, anzi dovrebbero essere già in Italia. Ci saranno alcune partite molto scoccianti, perché proprio Kim e Oliveira giocheranno incontro tra Corea e Uruguay e sarà un volo transoceanico. C'è Anguissa che anche deve giocare, Elmas che ancora deve giocare, e quindi insomma c'è Ostigard contro Kvaratskhelia, meno male che stanno in Europa tutte e due. Però insomma attenzione, perché come al solito tutto il gruppo non sarà completo prima di giovedì, quindi significa che questi ragazzi faranno un allenamento completo venerdì e forse una mezza rifinitura sabato. Quindi parleremo di questo, poi parleremo anche della questione tifosi. Allora, io ho contattato degli amici anche delle curve, loro, lo sapete, hanno delle regole interne e non vogliono intervenire. Devo ringraziare anche alcuni colleghi che mi hanno provato ad aiutare nel trovare delle persone che potrebbero intervenire con noi. Alcuni hanno detto che ci ringraziano, altri hanno declinato l'invito. Oggi comunque noi proveremo con un po' di amici a fare un po' di chiacchiere. Fra poco avremo un conoscitore attento delle vicende dei tifosi, e di questo sono molto contento, che è Nello Dirna, che fra poco si collegherà con noi. Però sono molto contento di ospitare qui nei nostri studi a Teleclub Italia, a Club Napoli All News, il collega Giovanni Gambardella. Ciao Giovanni, grazie di essere con noi. Grazie, grazie a te per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori a casa. E allora, è chiaro che insomma i temi sono legati tanto al calciomercato, si parla anche di tifosi, voglio poi sentire anche la tua su quella che è la questione
del Maradona un po' teatro, un po' troppo silente in certe partite, con i gruppi che hanno i problemi della testa del tifoso. Io ho cercato anche l'amico Maurizio Criscitelli per avere ulteriori notizie sempre sul regolamento d'uso dello stadio e quant'altro. Giustamente si è preso una settimana di vacanza, lui che è sempre in giro per il mondo col suo club Napoli-Bologna, quindi lo lasciamo tranquillo. Però dicevo, la questione anche legata proprio alle curve, a quello che sono il fatto delle bandiere, i fumogeni, poi vengono i tifosi della Lazio che hanno petardi, arrivano quelli del Francoforte, coadiuvati dagli atalantini che fanno ferro e fuoco in città. E poi da noi non si può neanche portare un megafono o un tamburo. Dice: ma c'è un regolamento che ha voluto De Laurentiis. Sì, però io te speravo e continuo a sperare, soprattutto in queste partite importanti. Ragazzi, il Napoli deve giocare con il Milan in 3 partite e 2 saranno al Maradona. Mi auguro con tutto il cuore che questa situazione possa trovare non un'apertura, ma qualche piccolissima punto d'incontro, Sì. bravo Giovanni, che ci possa portare a fare qualcosa nelle partite, soprattutto in casa. Mi rubo ancora un minuto, poi ti voglio lasciare la parola anche sul rientro dei nazionali, sul calciomercato, quindi ti darò spazio. Per 2 situazioni, allora, il comunicato degli ultra della Salernitana. Io capisco i tifosi della Salernitana fino a un certo punto, perché loro possono anche dire: noi non festeggiamo, siamo tifosi della Salernitana, siamo di Salerno, ok. Però sappiate, io avevo uno zio che ha vissuto per, penso, quasi tutta la sua vita a Salerno, c'è ancora mia zia lì, e lui non era tifoso del Napoli, di più, tanto che i figli sono tifosissimi del Napoli, uno hanno il mio stesso nome, Molaro, cognome, anzi non nome, Pasquale Luciano, però Pasquale, saluti i miei cugini, Pasquale vive a Vicenza, quindi non può fare nulla, Luciano vive a Salerno ed è stratifoso del Napoli. Allora, io vi dico questo per farvi capire che a Salerno ci sono tante persone che sono tifosi del Napoli, ma prima di essere tifosi della Salernitana, cioè quando ancora la Salernitana non aveva avuto neanche i fasti che ha avuto adesso, ma anche quando li aveva, c'erano tifosi della Salernitana che erano tifosi del Napoli, perché il Napoli era la squadra un po' della regione, perché a Napoli non esiste una doppia squadra, vedi Milan-Inter, Juve-Torino, Roma-Lazio e via dicendo, e quindi anche le province, ecco, è più facile trovare ad Avellino meno tifosi del Napoli, perché l'Avellino la Serie A l'ha fatta molte volte, più di più della Salernitana, ma a Caserta, a Benevento e alla stessa Salerno non c'erano poi così tanto astio. A Caserta e Benevento ce n'è molto meno, anzi quasi zero, mentre ad Avellino sappiamo che l'Avellino ha avuto l'Avellino in Serie A per tanti anni. Ragazzi, non ce lo dimentichiamo l'Avellino. La Salernitana un po' meno. Allora, io capisco, però, se un gruppo di tifosi, anche nati a Salerno, mettono una bandiera appesa a un balcone o mettono una sciarpa appesa a un negozio, oppure tengono la foto di Maradona in un bar, ragazzi, dai, e per favore. Veramente facciamo come la scritta Forza Turris sullo striscione di chi sta facendo i lavori in questo palazzo, che hanno fatto questa cosa eccezionale. Ragazzi, allora, ragazzi, a Torre del Greco c'ho tanti amici, c'ho tante persone, conosciamo tante persone, c'è l'amico Michele Lunella a Torre del Greco. Ragazzi, ma a Torre del Greco, ma ditemi quante persone, se non siete tifosi del Napoli, sono prima tifosi della Turris e poi del Napoli. Sono prima di fosse un Napoli e poi anche della Turris. Saranno quei 50 super ultra della Turris che sicuramente ci saranno. Oppure poi ci saranno i juventini, i milanisti, gli interi, che stanno dappertutto, stanno pure a Napoli e lo sappiamo. Allora, e mi dispiace anche su Giuliano, è successo. Mi prenderò l'ira di qualche tifoso del Giuliano che poi fanno le trasmissioni stasera anche a Teleclub. Noi siamo una televisione che è prettamente legata al territorio. Ma ormai siamo una televisione regionale, il canale 77 si vede ad Avellino, a Salerno, a Benevento, a Caserta,
e anche nelle altre province, addirittura fuori dalla Campania. Quindi io capisco i tifosi, però finalmente Giuliano si sta vestendo di azzurro. Poi è chiaro che anche noi siamo contenti che il Giuliano ha vinto ieri, siamo felicissimi che anzi che il Giuliano possa essere in una serie ancora più importante. Ragazzi, il Giuliano fa la Serie C, quindi onore al Giuliano, ma onore ai tifosi di Giuliano del Napoli. Il Napoli è un'altra cosa, ragazzi, non me ne volete. Il Napoli in questo momento, in tutta la Campania, è un fiore all'occhiello. Ragazzi, non per il campionato che ci apprestiamo a, ma per la Champions. Allora ben venga, ragazzi, io mi ricordo Cavese-Milan, ma io ho tifato per la Cavese contro il Milan. Sono il primo. La Juve Stabia, che è salita anche lei in Serie B, l'abbiamo tifato anche, hanno giocato pure contro, ragazzi, il Savoia in Serie C ha giocato contro a noi. Come? Mo non esiste più il Savoia. È chiaro che il Savoia, quando ci servivano le vittorie del Savoia per far arrivare il Napoli avanti, siamo stati i primi a dire ok, speriamo che il Savoia vinca. Poi ci saranno, c'è il campanilismo e io lo capisco, ma se a Torre del Greco e a Giuliano, ma così come a Pompei, a Castellammare, a Portici, a Pozzuoli, ragazzi, ma noi dobbiamo sperare che il Napoli non solo vinca quello che sapete già, ma che in Champions faccia grandi cose, perché quello è il bello. Poi ci sono i tifosi delle squadre che vanno a seguire, ragazzi, io vi dico, ho iniziato la mia carriera giornalistica a Barra, che è un quartiere di Napoli, e aveva la Barrise. Sto parlando dell'epoca dei romani, insomma. No, però Giova, io diventai tifoso della Barrise. Certo. Ma tifoso veramente. Cioè io mi ricordo che quando lavoravo alla Rotopress e la domenica quando la Barrise giocava al Caduti di Brema, che è lo stadio di Barra, la mattina che il, perché si giocava o il sabato mattina o la domenica mattina, tipo le 11, mezzogiorno, quando il caporedattore mi chiamava e diceva andava, vai a Francesco, vai a Barra, io ero contento. Perché andavo a vedere la Barrise e io quando giocavano fuori casa chiamavo il presidente della Barrise, presidente che avete fatto? Avete vinto? Avete pareggiato? Ero contento, ma è chiaro, ma sono il più grande di tutti. Si creano anche dei legami, dei rapporti. Bravo, si creano dei rapporti, dei ricordi, legami. Delle emozioni. Questo, è allora, questo voglio dire, ai tifosi della Salernità, ai tifosi dell'Avellino, ci sono tanti napoletani, ma anche i vostri genitori, molti di vostri genitori che oggi hanno quei 50, 55, 60, che sono tifosi del Napoli, prima di essere tifosi della Salernità, ragazzi, con tutto il bene, non me ne vogliate. Ripeto, ad anche Avellino, io ho persone, amiche, che sono tifosi del Napoli ad Avellino. Vi ho fatto l'esempio di mio zio, nato a Napoli, trasferito da giovanissimo a Salerno, che gli piaceva andare a vedere anche la partita della Salernitana, ma era tifoso del Napoli, e purtroppo non c'è più. Allora, Giovanni, scusami, sono stato lungo, ma c'erano tanti temi e il tema nostro che è quello dei tifosi, poi avremo gli ospiti e ne parleremo un po' più, però fammi un quadro tuo di questo Napoli, di quello che sta succedendo, anche del mercato purtroppo. No, finalmente si chiude questa parentesi della nazionale. Bravo. Che come dici tu, ogni volta che si apre questa parentesi della nazionale, i giocatori più in vista del Napoli sembrano essere già venduti alle squadre top. Non ultima oggi la notizia degli agenti di Kim che starebbero provando, insomma, a portare Kim via da Napoli, e per questa clausola, e perché chiaramente il giocatore è assolutamente appetibile a livello internazionale. E quindi, diciamo, torniamo a parlare di calcio finalmente, a parlare di questa settimana che ci porterà a quella che è una partita sensazionale. Napoli-Milan è sempre stata importante, quest'anno assume dei significati ancora più importanti, e per il campionato, perché Napoli e Milan si affronteranno domenica per il campionato, e perché in questo mese che verrà di aprile Napoli e Milan si affronteranno tantissime volte, soprattutto per quelli che sono i quarti di finale di Champions. Sì. E su questo mi viene da dire che quando Napoli ha pescato nel sorteggio il Milan, molti giornalisti dal nord, molti tifosi del Milan e delle altre squadre, Napoli si è esultato, si è festeggiato per aver preso il Milan. Io dico, io non avrei mai potuto prendere né una squadra, né il Milan né l'Inter. L'Inter, sono d'accordo con te sul Milan. Avrei evitato le squadre italiane, perché chiaramente sono squadre che ci conoscono e ci hanno affrontato. Il Milan nella partita di andata in campionato
tutto sommato probabilmente avrebbe meritato anche un punticino nel match contro il Napoli, perché ha giocato una buona partita. Poi il Napoli è stato abile a vincere quell'incontro, esatto. Però io dico che il match con il Milan assume valore, i quarti di finale assume valore, perché il Napoli incrocia l'altro quarto di finale, diciamo, debole, Inter-Benfica, per carità, squadre fortissime, no, però... Però di là stanno... Esatto, di là ci sono le corazzate europee che vincono regolarmente la Champions. Quindi, bravissimo. Assume valore, si esulta perché il Napoli potrebbe avere una strada spianata, nel senso, vista la stagione che sta facendo, quindi... Più che altro il significato della seconda parte del sorteggio, non tanto l'aver pescato il Milan, ma la possibilità di poter arrivare poi... Prima volta in un traguardo storico che può essere la semifinale, come può essere la finale di Champions. Detto questo, vabbè. Poi sulla questione dei tifosi della Salernitana, io non mi capacito, cioè non sarò mai d'accordo con quel comunicato, anche perché l'hanno fatto anche i tifosi dell'Avellino? Vabbè, mi pare che oggi abbiano fatto anche loro. Dopo vediamo, lo cerchiamo, però. Però io, quando una squadra campana gioca, chiaramente non affrontando il Napoli, ma faccio sempre il tifo per la squadra campana, che sia Salernitana, che sia Avellino, che sia Benevento, cioè reputo questa la normalità ed è una cosa bella, perché anche quando ci sono le altre squadre meridionali, come il Lecce, come il Palermo, che ora sta giocando in Serie B, cioè io provo, non dico che tifo come tipo il Napoli, però bisogna anche fare forza, fare un'unione, perché se noi guardiamo la mappa degli scudetti vinti in tutti questi anni nel campionato italiano, vediamo che la maggior parte dei scudetti sono tutti quanti al nord di Roma, e quindi secondo me farci la battaglia, la guerra tra di noi non è una cosa utile. E poi mi viene da fare una domanda: ma quando negli ultimi 20 anni hanno vinto gli scudetti Juventus, Milan e Inter, sono mai stati fatti comunicati per dire non festeggiamo? Bravo, bravissimo. Che roba bravo. È? Che roba è allora? Quindi perché voglio dire di juventini e ce ne saranno a migliaia ce ne saranno a migliaia, soprattutto poi ecco in certi fortini tra virgolette, bravo, non sono state fatte nessuno. È chiaro, la vicinanza tra Napoli e Salerno fa pensare, però è chiaro anche che veramente, come dici tu, non mi sembra di aver sentito comunicati. Ti interrogo e poi ripeto, apriamo fra pochissimo, dopo la pubblicità andiamo ad aspettare che si colleghi con noi l'amico Nello Dirna per capire un po' la questione del tifo invece del Maradona. Non so se tu queste domeniche sei stato allo stadio, sta diventando troppo un teatro? Francesco, diciamo sì, nel senso che non c'è più quel supporto che c'era una volta. Fa specie, come dicevi tu prima, vedere tifosi della Lazio che sbandierano, portano i petardi all'interno del Maradona, e invece per la parte restante dello stadio, non dico asettica, però non più con quel clima che c'è stato negli anni precedenti. Il Maradona, prima San Paolo, era l'uomo in più, era un'arma per il Napoli. E anche quest'anno lo è. Perché il Napoli è una squadra fortissima, perché al di là del sostegno del proprio pubblico riesce comunque a far sue tutte le partite, però soprattutto in quest'anno nel quale ci sarà da festeggiare, ci auguriamo che alla fine della corsa il Napoli possa festeggiare realmente qualcosa di importante, così come sembra, sarebbe bello vedere tutto lo stadio colorato, pieno di bandiere. Ma almeno per un paio di partite, dai. E poi trovare il punto d'incontro, come dicevamo prima, tra la società e questi tifosi che, a mio avviso, dovrebbero avere la possibilità di poter sostenere, quindi, almeno in un paio di partite, quelle fondamentali, decisive, perché si fa la storia. Quindi la storia non ci può essere senza colore. Tu ecco, sei giovane, sicuramente non hai visto i primi scudetti, quindi per te è per tanti. Del 90 giovani. Ricordo qualcosina, ma sono chiaramente dei flash riconducibili alle bandiere, agli striscioni, a mio zio che si affacciava alla finestra con il cilindro del Napoli bianco-azzurro in testa. Fantastico. Quindi se noi priviamo ai ragazzini di oggi, dei bambini, di poter osservare queste cose, che ricordi avranno? Bravo, sono d'accordo con te. Coloriamo Napoli, facciamolo sempre in maniera corretta e tranquilla. Allora, oggi c'è stato anche il ministro Abodi. Io speravo molto in questo ministro, per ora mi sta deludendo, lo dico a denti, non a denti stretti, ma proprio a bocca larga, perché questo era un manager che ha fatto molto bene in Serie B, si aspettava che potesse fare bene in altre situazioni.
Da ministro ho sentito dire cose assurde, oggi so che è stato a Napoli, ha detto è bellissimo vedere che la città sia pronta a celebrare il frutto del lavoro del club e della passione che è straordinaria. Mi auguro che l'entusiasmo per la vittoria nel calcio dia ulteriori motivazioni a migliorare le cose dal basso. Vabbè, insomma, so che è stato alla presentazione di alcune situazioni sportive nella pianura, so cavo. Però da questo ministro mi aspettavo qualcosa di più forte. Intanto sull'inchiesta Prisma diciamo che è stato rinviato tutto a maggio. Sì. Anche questo io continuo a dire, io non so quando ci sarà, si parla del 19 aprile. Io me lo auguro perché dobbiamo mettere un punto alla questione plusvalenza. Certo. Perché noi dobbiamo sapere anche noi quando poi ci sarà quello che ci sarà e non diciamo altro, dai. Allora Giovanni, andiamo un attimo in pubblicità, fra poco arriva Nello Dirna e così con lui entriamo un po' nel vivo della puntata, perché lui è uno che ha il pugno e il polso della situazione anche dei tifosi. Ripeto, io so che molti amici delle curve ci seguono e li ringrazio, sanno come sono personalmente i rapporti e quindi se qualcuno volesse intervenire mi può contattare in quest'ora e mezza, tanto fino alle 18 siamo live, quindi se volete pure per dire una vostra cosa o comunque fare anche una cosa scritta che posso leggere, va bene? Allora, pubblicità e torniamo. E allora eccoci tornati, Club Napoli All News, tifosi uniti per vincere, questa un po' la richiesta per il campionato, che insomma, vabbè, poi vediamo, e soprattutto per quella che sono le sfide di Champions. Per ora si andrà a Milano e poi ci sarà la sfida al Maradona, però io credo che al Maradona, perché io lo so che poi vedi, no Giovanni, in trasferta i tifosi del Napoli si sentono più di tutti. Perché hanno la possibilità di essere anche in tanti, eccetera. È più facile avere l'apporto di tifosi diciamo a San Siro o comunque in altri stadi che al Maradona. Questo è incredibile. Questo è assurdo, veramente assurdo. Nell'ultima partita con il Torino si sentivano solo i tifosi del Napoli. Stadio per metà azzurro, forse anche di più. A Sassuolo, ma ovunque. Cioè, veramente... Nel nord, nel centro-nord, ci sono tantissimi tifosi del Napoli che si spostano in massa per andare a vedere la squadra azzurra nei vari stadi. E lo fanno anche i gruppi, certo. Questo diciamolo, certo. Diciamolo che l'importanza dei gruppi è tanta, è fondamentale in certi momenti, questo approccio forte che hanno dato. Quindi io continuo a dire, lo so che bisogna trovare una quadra allo stadio Maradona, però provare in questi giorni, c'è cioè il discorso della tessera del tifoso, il discorso dei posti, il discorso delle fan zone, ecco, in Europa esistono queste fan zone, ma perché non pensarle? Perché non cominciare a pensarle anche in Italia? Questa è una domanda che io mi pongo ora. Sì, si possono trovare tantissime soluzioni. La cosa che però ci fa specie, che ci preme dire, è che perché vengono i tifosi avversari nel nostro stadio e possono sbandierare e possono lanciare i petardi che... A me quello ha fatto arrabbiare tanto. Assolutamente, cioè, ma per quale motivo? Allora perché deve esserci un doppio modo di vedere le cose? Perché i nostri tifosi devono pagare e gli altri no, questa normativa, questo regolamento di questo stadio? Bah, speriamo di trovare veramente un punto di incontro, perché non è possibile. Alla fine noi stiamo dicendo che questa squadra va forte perché è un gruppo unito, ma bisognerebbe anche trovare un'unità di intenti con i tifosi, perché se noi siamo tutti quanti insieme questa squadra può davvero raggiungere obiettivi importanti ed oltre. Quindi la tifoseria è parte integrante di questo sport, come tutti gli sport, nel calcio e in città come Napoli vive il calcio, la tifoseria, in maniera incredibile. Non che in altre parti si viva meno, però qui c'è proprio simbiosi tra squadra, città, tifosi, ed è un peccato non poter vedere il Maradona come una volta. Bravo, sono assolutamente d'accordo con te e questa è la cosa per me fondamentale. Allora, un'altra cosa di cui parleremo, poi vediamo se anche Nello vuole intervenire, perché anche venerdì scorso io con il sindaco ho fatto la solita domanda sulla questione dei monumenti. Oggi so che è intervenuto anche
l'onorevole Francesco Borrelli, che ci ha giustamente rimarcato il fatto che in alcune zone di Napoli c'è il rischio di imbrattare i monumenti. Io lo ribadisco, il sindaco è stato molto chiaro, ha risposto anche ancora a una mia domanda di venerdì, dove ha detto non ho detto di non colorare la città, ma di non imbrattare i monumenti. Cioè la statua di Dante, io faccio sempre l'esempio della statua di Dante, perché credo che anche il mio amico Nello Dirna se la ricorderà, l'abbiamo fatta vedere in una foto alcuni giorni fa, con Dante che teneva lo scudetto appeso per la mano, eccolo là Nellino, grande Nello, eccoci, ciao Nello. Buonasera. Buonasera a te. Te la ricorderai, no? La statua di Dante con il... ecco, quella là, la statua di Dante fu rispettata, gli si mise uno scudetto di cartone che non poteva rompere nulla, che non poteva dare danneggiamento a nulla, e la si mise appeso e fu un simbolo di Napoli. Lo si può rifare, lo si deve rifare, aggiungo io, ma non imbrattiamo colonne di chiese, monumenti, che ne so, altre situazioni. Poi, ragazzi, se viene tinteggiato un muro di azzurro e non è di, cioè un muro fuori a un palazzo, casomai in un vicoletto, non succede niente, l'abbiamo già fatto, lo si può fare. Il sindaco è stato molto chiaro, ha detto non imbrattiamo i monumenti, questa mi sembra la cosa. Nello, intanto, allora, grazie di essere con noi, mi fa piacere perché questa è una puntata non difficile, un po' delicata, però tu sei, come dici, tu sei esperto di queste puntate un po' delicate, per questo ho detto ci deve essere assolutamente Nello, ti ruberò un po' di tempo, poi dopo è chiaro che tu hai i tuoi impegni, quindi ti saluteremo. Subito vado così, come dire, a gamba tesa. Cosa si può fare? Ti avviso che io ho chiamato anche alcuni amici che conosci anche tu delle curve, mi sono detto pronto ad ospitarli, gli ho detto che anche durante l'appuntamento se volessero parlare siamo qui aperti, basta che mi mandano un messaggino e li contattiamo. È chiaro che è una difficoltà, diciamo, legata a quello che è il regolamento d'uso del Maradona, però Nello, per ora stiamo parlando del Maradona, poi dopo ti faccio altre domande. Ci potrebbe essere in questo mese di aprile importante per la città di Napoli e soprattutto per la squadra di Napoli un colloquio, un avvicinamento, un armistizio, io lo chiamo così, dammi qualche idea. Ma guarda, l'armistizio può accadere quando c'è dialogo. Qui c'è un muro, qui c'è un muro contro muro, che purtroppo, mi duole dirlo, è soltanto per i tifosi del Napoli. Con la nazionale non è successo nulla, è ritornato tutto d'incanto come prima. E prima ascoltavo che tu parlavi di un sindaco, questo sindaco che con tutto il rispetto e la benevolenza, che non conosce nemmeno benevolenza, io scusa, non conosce nemmeno la città, perché lui non la conosce la città. Che sta facendo da quando è arrivato a Napoli, una volta con i panni, una volta con questo, una volta con quello, come se non sapesse che certe routine di vita dei napoletani, sto così, il fatto di spendere i panni e quant'altro, è una cosa che fa parte della vita, del vissuto del napoletano se per sé. Con questo non vuol dire che lui continuamente con questa litania, attenzione a tutti quelli che possono essere, ma chi l'ha fatto il lavoro non è capito. Però a me hanno sempre insegnato che molte volte certi argomenti, se non si trattano e non si continuano a perseverare, è meglio evitare, perché altrimenti si scatta così un mollo di cosiddetto shrek, no? Napoli è una città che ha sempre vissuto certe cose. A me ho la sensazione che da un mese a questa parte stanno rompendo le palle a tutti, voglio dire. È quello che può essere l'aspetto istituzionale, ostruendo, diventa sempre più difficile. Manca solo l'annuncio ufficiale, per esempio, ma probabilmente per acquistare i biglietti delle prossime partite ci vorrà pure decisamente la parte del tifoso. E questa è un'altra notizia che si può mettere. Una volta si parla di le bandiere, no, e noi non ne parliamo, è in capo, evitiamo.
Signori, in tutte le città del mondo, questo accade, non dico perché non potrebbe accadere a Napoli, ma probabilmente così si è deciso. Poi, prima di nato il problema politico napoletano che non risolve il problema da tutto il tarantello, perché a noi piacciono queste cose, no? Perché poi Napoli è diventata la sponda dei propri sfoghi personali. E quindi, caro Francesco, di farne di tifo sono d'accordo con tutto. Se poi facciamo entrare anche in prestito quelli che sono le figure istituzionali, definitivamente dovrei dire: ma dove state? Come vivete questa città? Una città che, su tutti i punti di vista, le figure istituzionali non sono napoletane. Cioè, questo ti fa pensare e ti fa riflettere. Ed è una cosa che, per quanto mi riguarda, a me fa rodere la confusione. Un sindaco che non è napoletano, un presidente della regione che non è napoletano, altri non sono napoletani, è chiaro che l'appartenenza e quant'altro nel tempo che dopo. Poi se ci mettono tutti in queste chiacchiere di 100 tifosi, 200-300 tifosi, 250, bugie su bugie, allora è difficile. Mi sembra che un momento che potrebbe essere bello sta diventando una cosa talmente pesante. È talmente pesante. Bravo, quella è la pesante. E più passano i giorni e più sarà difficile da gestire, perché signori cari, purtroppo il calcio italiano è quello che è inutile nasconderci. Oggi qualcuno si è preso che è stato inviato il processo al 10 maggio, ma più passerà il tempo, contro quelli che porteranno a Milano, passerà il momento, qualcuno deciderà e finisce che tanta storia, no, voglio dire. Allora dico io, il Napoli dopo 33 anni sta per vincere, dovrebbe vincere questo campionato, voglio dire, cavolo, ormai ti deve aspettare tutto il contrario di tutto, anche dalla, voglio dire, quella della vita vissuta, ma non è mai possibile che sta diventando così un'area di cattiveria che rasenta quasi. Allora questo campionato è di chi veramente ha il Napoli, gli stessi giornalisti che dovrebbero un attimino indirizzare molte volte per il punto che è difficile nel gestire. Leggevo un tuo post e andate a rimarcare una dichiarazione di un nostro giornalista che andava a buscare i soldi tutti i lunedì sera, no? E praticamente dice delle cose, ma oramai a me non sorprende più nulla. Perché io, tanti di coloro dicevano determinate cose, ora quasi quasi stanno, non dico richiamando, soprattutto ammonendo ad altri che, per esempio, hanno sempre avuto un certo limite. Esempio, per esempio, Francesco Morano, può piacere o non può piacere, può dire cosa è giusto o non cosa è giusto, è la cosa di base. Ecco, Francesco Morano sta, se è andato oltre, che ti fosse nel Napoli, ama il Napoli, non tu prendi l'idea. Anche al centrista, probabilmente molte volte lo fa bene, lo fa male, ma come fa tutti, attenzione. È però, certo, bravo. È una scelta che Molano sull'aspetto prettamente dell'appartenenza, della difesa, e di andare oltre probabilmente cose che non competono nemmeno a lui, lo hanno sempre contraddistinto perché è tifoso, uno di potrei fare tanti. Ora sta diventando quasi una sorta che chi veramente ha sempre, ora quasi quasi deve avere paura di come ti muovi. Bravo, di come ti muovi, di come parli, di come dici, sì, certe cose. Nello, ma dimmi, sì, una cosa, ma secondo te, io ti ripeto, tu hai sicuramente più contatti di me, però senza metterti in difficoltà, nei gruppi, no, ma io lo sai come sono, nei gruppi c'è la volontà di trovare, non dico un incontro, tu hai detto c'è un muro, però c'è la possibilità che si incontrino anche da qui a pochi giorni, perché ragazzi la partita col Milan è fra una settimana. L'altra partita col Milan, che lo sai quanto sarà importante, è fra 18 giorni. Quindi io credo, cioè, in queste due partite soprattutto che si giocheranno in casa, forse quella di domenica la vedo dura, però quella di Coppa, se si potrà tentare di trovare, che ne so, un accordino, dimmi tu, cioè, hai sentito qualcuno delle curve che ti ha detto guarda Nello, stiamo per enne, come fa, cioè, sai... Io sono, lo sai come sono schietto con te. E io altrettanto schietto. Innanzitutto parlo per me, non parlo per i gruppi. Lo so. No, ma perché ho timore, perché io rispetto tutti, quindi, però so che quando parlo per me, non parlo per loro, perché le cose vanno a cambiare. Io ho una mia idea.
un accordino lo si fa la stessa volontà di ambedue le parti di trovare il punto di vista. Una cosa è certa, che quando c'è stata la possibilità di poter fare quello che nello stadio si è stato visto, sostenere, cantare, solitamente, Capoli e quant'altro, le curve, per quello che ho visto, lo hanno sempre fatto. Quindi la volontà da quest'altro lato c'è sempre stata, perché non è una questione di convenienza, lo si faceva quando si era in B, quando si era in B, quando si lottava e si cantava per in Serie A, e lo si è fatto. Ora quest'anno è successo questo evento che lo paragono sempre a un cataclisma, che all'improvviso ti stravolge la vita, uno tsunami che ti stravolge la vita, parlando di caso, è arrivato qualcosa di incredibile che nessuno si aspettava, eppure quelli che dicevano lo sapevano esattamente, perché non posso vedere lo stadio dove si trova, no? All'altra parte, e tutti sapevano. Il problema è che quando ci sono stati diversi assentamenti, anche 10 giorni fa, tra chi di dovere è il fatto che non c'è questa possibilità di andare in deroga su quel regolamento creato. Quindi, significa che per ora orizzonti, spirali, non è che non ce ne sono, non se ne parla proprio. Perché se ne parla proprio, che è il problema? Se ne parla proprio, perché di base non c'è la volontà di allargare questa situazione. Si andrà avanti su questo, e ripeto, e ripetisco, l'ho detto prima, anche sulla prossima vendita di biglietti, come è accaduto a Milano, accadrà in casa e accadrà probabilmente, forse, ho detto forse, che per acquistare il biglietto della partita ci vorrà la tessera del TP. E quindi anche questo va a ostruire a chi non ha la tessera del TP. E ci sono gruppi che non hanno la tessera, ci sono diversi. Quindi, siccome ci sono tre partite, o due, adesso non mi ricordo sinceramente, ma sicuramente 2 su 3, tipo, anzi 3 secondo me, con il Verona, bravo, sì, con Verona, con la Sampdoria, l'ultima, sì, e praticamente non vorrei sbagliarne, anche con la Salernitana, sì, dove chi è in possesso praticamente del biglietto può fare il biglietto anche per un minore, sì. Under 14. Che cosa significa praticamente? Che tu una parte dello stadio che non tu la vai a riempire così. Allora, certo. La vendita attraverso la tessera del tifoso andrebbe un attimino a frenare questa inondazione incredibile che potrebbe e che si verificherà, giusto? Perché certo, tu pensa, l'ultima partita con la Samp c'è questa iniziativa, con Verona c'è questa iniziativa, e quindi mettendo quel biglietto con la testa del tifoso, a quel punto, quando finirà questa tranche, potresti potenzialmente aprire alla vendita libera, altrimenti è un ulteriore paletto a fare. Questo, ovviamente, queste scelte non si entra, perché poi sono scelte che già precedenti, perché ora sappiamo che l'ultima potrebbe essere la giornata della carta, ma questo è stato deciso in un tempo, non so se rendo l'idea. Sì. Però la variabile è che alla vendita libera sarebbe il cambio in corso con la testa del tifoso. E quindi quale apertura e compromesso vogliamo? Niente, bravo. Anche tu, zero. Ho capito che vuoi dire. Nello, allora, adesso ti faccio un'altra domanda, poi ti faccio fare anche una domanda da Giovanni che sicuramente vuole chiederti qualcosa. Ti faccio una domanda, mo non ti arrabbiare, perché insomma tu sei a Sarno, mo stai a Scafati, è vero, mo stai a Scafati. No, però no, tu no, sei... tanti. Io sto, allora, fermati, ho capito dove. Ok. Aspetta. Io sono. Sarnese, ecco, bravo. Lo dico fino a quando la vita terrena la lascerò e andrò là fuori. Ok, 081 provincia di Salerno. Ecco, però bravo. Da oltre
Giovanni Sorrida, da oltre 3 anni e mezzo ho residenza in quel Striano, provincia di sempre zetto. Sempre zetto. Aspetta però. Perché ci mira un po' i coglioni e diceva, ma tu sei provincia di Salerno, che dico una cosa, lo dico davanti a tutti. Salerno e provincia sono, dal punto di vista della vivibilità, una cosa molto bella, tranquilla. Tranquilla, sì. E aggiungo, dove il calcio, che qualcuno purtroppo ha cercato e cerca di contaminare, è una cosa che sta sempre vissuta in un certo modo. Perché, signori, nella provincia di Salerno, partiamo dalla città. Salerno ha tanti tifosi del Napoli, ha tanti tifosi del Napoli. Bravo, l'ho detto prima. La storia lo insegna. Quando Napoli vinse il primo scudetto, la prima domanda che si faceva la domenica, che ha fatto la Salernitana? Bravo. Ma non come ora, attenzione, ci tengo a precisarlo. Perché c'era questa passione verso la Salernitana che doveva approdare in B. Faccio un esempio, bravo. No? Esatto. Perché doveva andare in B. Perché poi Scalati è andata in A con il presidente Aliberti. Perché Salerno, vuoi o non vuoi, rappresenta la seconda provincia d'Italia in assoluto, quindi dal punto di vista dell'estensione geografica. Poi i tempi sono cambiati ed è successo qualcosa in qualche torneo estivo dove si sono rotti degli equilibri. E poi c'è chi cresce, chi decresce, e succede che poi la storia un attimino la vai a cambiare. Ora tutto quest'odio che qualcuno vuole creare, credetemi, è diventato talmente pesante, perché, lo dico ancora una volta da oggi, i veri tifosi della Salernitana, i veri tifosi, e ce ne sono migliaia e migliaia, perché il tifoso della Salernitana ha una cosa che non si può sicuramente sindacare, a prescindere dalla categoria di appartenenza, e tu mi insegni, Francesco, lo stesso credo Giovanni, migliaia e migliaia di tifosi hanno sempre seguito la squadra, sì, in ogni luogo, in ogni luogo. È vero. Comunque, non è una questione di categoria, è una questione proprio di appartenenza ai colori e all'essenza della propria squadra. Ora però, chiaramente è uscito questo comunicato, può piacere o non può piacere, è uscito. E a questo punto, come in ogni cosa nella vita, poi è coscienza propria, fare questo o fare quello. Io ti posso dire che però, gran parte della provincia di Salerno, ci sono tante città dove, caro Francesco, Nocera inferiore. Nocera, come, caspita. Ma anche no, Pagani, pure. Angri. Non pure. Ho detto Nocera inferiore, Cava dei Tirreni, Pagani, sì. Potrei andare ad oltranza, Scafati, perché Scafati è provincia di Salerno, Scafati è provincia di Salerno, Pompei è provincia di Napoli, la stessa strada. Sì, una strada. Quelle sono le cose italiane. E allora ci sono tanti, perché signori, se Napoli veramente vince il campionato, che tu mi dirai ancora che tieni questo dubbio, io ribadisco, se veramente Napoli vincerà il campionato, lo sai che sono con te. Signori, non ci saranno comunicati, non ci sarà, perché l'esplosione di gioia contaminerà tutti. E a coloro che dicono troppo 30 anni, troppo 50 anni, vi do un scudettiere. E quindi, no, a maggior ragione, la state simpatica, voglio dire, visto che Simba Poveriello, Simba Lisciugno non rappresentava niente, ma perché tanto a credere, voglio dire? Bravo. Non fa nulla. No, ma volevo sapere, ma Sarno, cioè, tu che insomma, sei sarnese, l'hai detto con forza, Sarno si sta colorando di azzurro? Questa era un'altra domanda che ti avrei fatto. Al di là del fatto, ma come hai detto tu, Nocera, così come hai detto tu, Pagani, così come hai detto tu, Scafati, cioè si stanno colorando di azzurro, tu che hai il... Ma Ponte Cagnano, fatti parte. Ecco, bravo. Potrei fare una miriade di esempi, ma a prescindere da quelle che sono queste città che hanno grandi, anche ottime squadre, oggi... C'era un post di Lino Alfieri, dico la fonte per correttezza, il quale diceva... Ho provato a contattare l'amico Lino. Allora, Lino ha fatto un post, diceva, ma non negara, siccome ci sono 81 città che fanno parte della città metropolitana, cioè, mi assorbì 81 comunicati, 81 tifoserie, faceva queste... C'è un post, se vai su Facebook lo vedi pure, caro Francesco, no? Dice, sì. Guardate, no, per tutti quanti, anziché scrivere a pubblico.
Perché io ti dico la verità, Francesco. Quando la Salernitana è salita in Serie A la prima volta, è capitato nello stesso periodo, negli stessi giorni, di quando la mia Sarno, il 5 maggio 1998, fu travolta dalla lava. E andarono via 187 persone dalla vita terrena. Ebbene, la società della Salernitana, guidata dal presidente Aliberti, decise di interrompere praticamente i festeggiamenti. All'interno del stadio ci fu il campo, è naturale, però tutta quell'enfasi, tranne chiaramente pochi, fu sospeso in un certo modo, come la stessa cosa accadde anche in curve, nelle curve a Napoli. Venne allora Gigi Simoni, venne Fabrizio Lorieri, vennero Turrini, vennero tanti Colonnese, vennero una delegazione importante della Salernitana, perché quei giorni era successo quello che è successo. Quindi voglio dire, è una sensazione che i social hanno un po' incattivito tutti quanti noi, ho detto tutti quanti noi, pure perché non c'è mai qualcuno che cerca di stemperare. I siti purtroppo sono la piaga di tante situazioni. E questa è una cosa che sto dicendo. Che quando è successo quello che è successo in Napoli, è entrato Francoforte, è uscita la notizia che tra quelli dei tifosi tedeschi c'erano bergamaschi e addirittura c'erano tifosi salernitani. No, penso di cazzata no. Più grande non poteva esserci. E vi spiego perché. Perché se conosce le gerarchie, è meglio che si sta un attimino zitto e si mette a parchicchio. I tifosi della Salernitana, che storicamente sono gemellati con i bresciani, non potrebbero mai scendere a fianco dei bergamaschi. I tifosi della Sanità, che praticamente sono amici dello Schalke 04, ok, non potrebbero mai scendere con quelli dell'Entra, perché sono gli amici di tutti i tifosi. Ok? Bravo. Qualcuno l'ha detto, ci ha ricamato e ha detto una grande cazzata. Che poi, sia tra i salernitani che tra i napoletani, c'è qualcuno che gli piace mettere a cuocere tanta carne, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, perché io leggo, sento, e sinceramente, signori miei, è diventato veramente pesante sotto tutti i punti di vista. Pure perché ieri un amico, tra le altre cose, mi regala il libro del presidente Iervolino che scrisse su Diego Maradona. Ah, okay. ti ho letto, io là volevo arrivare, poi Giovanni ti può fare pure una domanda, vai, ti ho letto, dici sta cosa. Mi ha regalato, e lui non è napoletano, attenzione, non è tifoso del Napoli. Me l'ha regalato. No. Ah, parlo... no, l'amico tuo, scusa. Non avevo capito, scusa. No, Iervolino è tifoso del Napoli. Iervolino è tifoso del Napoli, sì, infatti, sì. Ma tifoso ha sempre onesto, chiaro, una persona intelligentissima e per bene qual è, lo ha sempre detto ora la mia realtà, la mia vita, la salerità, me l'ha fatto sempre con grande eleganza che lo contraddistingue, voglio dire. Però ha scritto quel periodo, quel libro, tra l'altro molto bello, e poi quando lo terminerò ho anche la mia, per dire che cosa? Per dire che questo amico mi disse, ti regalo questo, quando l'ho aperto ho sorriso e dissi, mica fammi capire, ma mi ha regalato il mio in giro? No, ma ti regalo questo perché, Francesco, tu prima sentivo, se non sbaglio l'ha detto Giovanni, quando si parlava di queste guerre finte, facciamole pure queste guerre finte, non portano a nulla perché non cambiano. A me però dispiace che quando è successo, sono successe determinate cose, sono scesi in campo determinati personaggi antipolitici per sdrammatizzare, per stigmatizzare, per cercare di addolcire la pillola, ora invece tutti zitti e vedrete se il Napoli vincerà il campionato. Allora, come fa? Dove vogliamo arrivare? Se qua a me mi chiedi preferisci Salerno, Bergamo, Verona, Cagliari, dico pure da, oppure qualche altra squadra, io, chiamatemi pazzo, chiamatemi stronzo, chiamatemi come volete, io preferisco sempre di stare tranquillo con il mio giorno di casa. Certo, mi auguro i nostri vicini della Salernità, certo. Perché se sta bene lui, sta bene lui. Che quando subentrano le guerre vicinore, lì non c'è corridore. È peggio. E
potrei mai fare per un mio amico che a prescindere, pure perché arrivo al dunque, ho le solfatare, ho il Vesuvio, ho quello che volete. Signori miei, là non chiederà la tessera del Vesuvio. No, là non nessuno gliela chiede, bravo, bravissimo Nello. Là non chiederà il biglietto, arriverà ed entrerà senza distinzioni e senza... Bravo. Quindi, auguraccio a pensare a determinate cose, sarebbe uno schiaffo, non solo alla propria intelligenza, ma non voler bene né la propria vita, né dei propri figli, né dei propri cari, e né dei propri amici, perché potrebbe coinvolgere assolutamente tutto. Allora, intanto mi dicono che... Fatto, bravo. Nel Cilento ci sono tante bandiere azzurre, me l'ha detto il nostro Cesare, che in questi giorni... Ci sono, bravo, 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 bravo. Mi hai chiesto se a Sarno stavano preparando? Allora, voglio le foto! Sarno, a Sarno si è creato, e faccio i complimenti, il Comitato Azzurro. Ah, vedi? Dove ci sono diverse figure, più il Club Napoli, Sarno, un altro molto attivo. Quindi da mettere in evidenza. E ti dico che già una parte della cittadina è ricca di vessilli bianco-azzurri. Bravo! E non solo, e non solo. Se tu vai, e tu sei bravo in questa cosa, non devi nasconderti dietro un dito, a cercare e a trovare, vedrai, ma tante zone già della città di Sarno cominciano ad arricchirsi di colore. Tramite questo comitato si cercherà di coprire gran parte della cittadina, ed è molto grande Sarno. Sarno è grande, come estensione geografica è molto grande, e che qua non ci sono i tifosi, Castello proprio malato, bravo, bravo. No, voglio dire, a me che ci chiariamo, come pure, ma io ho tanti amici fraterni, che tifano Salernitana, ma da sempre, e non sono doppio fedisti, tifano solo per una squadra, ok? Non è che tifano Salernitana, cioè Juve e Salernitana, no, Salernitana, stoppa, e poi, pensa e ti racconto un aneddoto, e poi... Poi no, perché Giovanni devo fare una domanda, vai. Ma perché Giovanni somiglia talmente a un mio amico in una maniera incredibile quando sorride, e più lo guardo e più mi guarda un po' la natura in una maniera incredibile. Io e l'altro, un bel ragazzo come lui, si chiama Marco, un amico mio, per bene. E ti dicevo, quando abbiamo vinto il primo scudetto, io ero in una 126 con quattro amici. L'ex portiere Antonio Vicedomini non più in vita terrena. Il centrocampista Aniello Sindica, purtroppo per la stessa cosa. Lello Bariton, che l'ho visto a non c'ero io. Uno dei grandi militanti della Salernitana in tutta Italia è il fratello di Antonio, si chiama Maurizio, tifoso vero, grande, da ovunque. E pensa che con lui mi confronto e molte volte lui si emoziona perché chiaramente è fatto del fratello, no? Voglio dire, queste plumi che tinte, quel che ghibellini, lasciano il tempo che tu. Perché signori cari, nell'ambito familiare, pensa che il mio papà, che non è più in vita terrena, lui e una sorella a Napoli. Tutto il resto, nessuno di Napoli, per dirti. Guarda un po'. Tu lo sai, io ho il fratello interista. In questo che voglio dire. Ma quando poi si dice, e non è una polemica, a Salerno si tifa Salernitana, qui si tifa X, assolutamente sì, io sono d'accordo per l'appartenenza alle radici della propria città. Io non ammetto chi della propria città, criticatemi, riempitemi di schifezze, prendetemi, tifa altrove, perché è una cosa, la vedo come una mancanza non di appartenenza. Però, come è accaduto altra volta, ti ha messo la bandiera per la Ferrari, chi per il Milan, chi per la Juve, perché non vedo, non si potrebbe mettere quella del Napoli, o non si può scendere a fare la sfilata perché è tutto naturale. Perché io poi dico a tanti amici miei, che questo mi scontro, che sono malati della Ferrari, non siate troppo contraddittori, perché la famiglia che la va, anche il colore, ma la famiglia è quella, voglio dire, quindi no, scusami, la coerenza a un certo punto non si fa, perché se tu critichi la Juve non mi puoi dire che quella discende da Padre Pio e da praticamente da Santa Maria Corretta, che quello è il centro familiare,
Quindi voglio dire, cerchiamo di avere un equilibrio e di non fare del male. Vai, Giovanni, poi, se... vai, aspetta, aspetta. È la curiosità che ci chiedevamo io e te prima. Ma... sulla Ferrari. No, sulla Ferrari, no. No, però dicevamo, in questi anni, negli ultimi 20 anni, nei quali gli scudetti li hanno vinti Milan, Inter e Juventus, ma comunicati dai tifosi della Salernitana, dagli ultras, ce ne sono stati. Mai. E poi un'altra cosa, tu mi parlavi prima dell'imbastardimento, no? Del discorso sui social. A me interessa sapere come la città, il tessuto sociale di Salerno ha reagito a questa, a questi comunicati. Sarno, mi dicevi, si sta colorando di azzurro perché... Vabbè, Sarno sì, infatti. Reputo che questo scudetto non sia soltanto della nostra città, della nostra squadra, è uno scudetto che molti magari mi dicono esagerando, e voi esagerate, la rivalsa sociale, come è sempre stato anche nei precedenti scudetti, però effettivamente è così, perché come dicevo prima a Francesco, se guardiamo la geografia degli scudetti, sono tutti al nord. Tutti al nord, ma neanche a Roma. Ieri hanno fatto uno speciale, ragazzi, bellissimo su Rai 1, io non sono riuscito a vederlo tutto, su Turone. Gol di Turone. Cioè, ragazzi, a Rai 1 che parlano contro la Juventus e parlano dello scudetto perso dalla Roma. Ragazzi, non è che la Roma e la Lazio, Nello, e tu me lo puoi confermare, hanno vinto lo scudetto nel 2000 e 2001 perché sei col giubileo a Roma, perché se no neanche loro potevano poi esultare più di tanto, voglio dire. Ti sei dimenticato di Giulio Andreotti? Anche. Vabbè, però lui era solo romanista, no? Invece poi laziale, cioè, no, hai detto niente, dici tu. No, lo so, però per questo ti dico, cioè, a Roma nel 2000, allora, perché c'era il giubileo, fece una nanna a Roma Giovanni e nanna Lazio. Giovanni mi ha fatto una domanda. Allora, a me piace se... molte volte, a me mi riconosco solo una cosa, ho sempre preso le responsabilità di quello che dico e quello che faccio, e quindi le vostre domande possono sembrare così domande normali, ne parliamo tranquillamente. Il tessuto sociale di Salerno, da quello che ho letto, c'è chi è d'accordo, chi assolutamente sorride, chi invece dice vabbè. Allora, voglio fare un esempio molto pratico, non c'è nulla con i tifosi della proprietà, che io ho grande rispetto. Perché, ripeto, chi è tifoso della propria città, delle proprie radici, per quanto mi riguarda, in qualsiasi modo sarà sempre rispettato per quanto mi riguarda. Perché significa avere le proprie radici e divulgare il proprio essere, la propria mentalità, la propria storia, che può essere di picchi o di bassi, a prescindere da quella città che parliamo, l'importante è divulgarla. Ma mo vogliamo fare i cosiddetti scandalistici se qualcuno sfila o mette la bandiera del Napoli e non ci rode il culo quando c'è politica e vengono saccheggiati con voti, centinaia e migliaia di voti, personaggi che cantano contro Napoli, che hanno brindato contro Napoli. In poca parola, la Lega si viene a prendere voto a Napoli a e ci fanno il culo così e poi ci vogliamo scandalizzare, signore. Il mondo festeggerà, non è una questione campana. Bravo il mondo, esatto. Bravo il mondo. Sono pronta ad esplodere per tutti i napoletani e italiani presenti là, perché sanno che significa. E quando parlo di capitali, Parigi, Londra, in Spagna, Barcellona e Madrid, non parliamo del Sud America, ovunque, Vienna, perché li leggo, mi vado a documentare. Praga, sono pronte ad esplodere per il Napoli, perché io in questa trasmissione di Francesco Popolare ho sempre detto da anni, Francesco se sbaglio mi deve prendere per il culo davanti a tutti, anche a fronte, l'ho sempre detto, darei e porterei chissà che cosa per far capire che significa se Napoli vince un campionato sotto l'aspetto per i giovani, per chi non l'ha vissuto, e sotto l'aspetto dell'indotto economico, che ha avuto un picco incredibile in queste ore. Perché non è successo nulla, la gente ora acquista, è stato chiuso perché Napoli ancora non ha vinto. Pensate se il Napoli vince, che cosa fate? Quale introito economico che già c'è? Ci sono soldi che girano pure che allora un papà, un genitore che vede il proprio figlio, papà mi compri questo, papà mi compri quello, un genitore che già fa sacrifici di per sé per un figlio, li sta facendo, li farà ulteriormente per regalare qualcosa al proprio figlio, perché vede che il figlio vive questo momento in una maniera incredibile. Io ho figli piccoli dei miei amici che stanno impazzendo, comprano tutto di Osimen e comprano c'è di tutto e c'è di tutto, anche quello.
dove Napoli molte volte si trova in difficoltà. Questo può essere un traino per tutte cose, perché per chi non lo sapesse, lo dico io, ci sono aziende della provincia di Salerno, della città di Salerno, della città di Caserta, della provincia di Caserta e di altre province Avellino, che stanno producendo, bravo, di metri, centimetri e chilometri di stoffa per il Napoli. Allora vorrei dire a chi non per caso, scusate del termine, questo non lo dovete, bisogna fare, questo è il vero trionfo se accade, l'indotto economico, aziende che c'è anche economico, certo, contratti di 3-4 mesi perché serve la manodopera, non c'è manodopera anche per queste cose. Allora questa è la vittoria, non è solo il Manterboso, questa è la verità. Bravo. Purtroppo è così, poi mi potete offendere, ditemi le più brutte cose, tanto sono abituato da sempre, però io dico quello che penso, ma mi metto a riflettere. Se tutto questo non accadesse, accade sempre ai soliti posti, ma che sfizio c'è? Per loro è tutto, bravo, dovuto a scontare. Qui è un evento straordinario. Allora, se voi non volete, quantomeno ai vostri figli, ai vostri amici, ai vostri parenti, fateli divertire, fateli gioire, ma non gli rompete le palle. Perché onestamente, il Napoli, la vittoria del Napoli, porterà soldi in tante famiglie per svariati motivi. Bravo, sono d'accordo. Nello, allora, grazie. Io ufficialmente ti chiedo di darmi un po' di... Che c'è? Che c'è? Giovanni, perché ride? No, no. Sono d'accordo, molto d'accordo. Tra l'altro volevo collegare un piccolo aneddoto. Un mio amico di Parma, che vive tra Parma e Modena, tifosissimo del Milan, ha detto: io devo scendere a Napoli per vedere, vedi, la festa. Vedi, quindi... Ma sono tutti pieni, gli alberghi sono tutti pieni da fine aprile a metà maggio, sono tutti pieni, c'è gente da tutta Italia che vuole venire a vedere la festa, è tipo il carnevale di Rio. Giovanni, io ho notato, io sono amico fraterno da sempre, e Francesco conosce bene perché sono amici anche lui, de Kairos Tour, della, sì, di Kairos praticamente, loro tra le altre cose sono il rivendito ufficiale anche dei biglietteri. Credimi. Sì, Kairos, sì, sì, che salutiamo, vedo, salutiamo. Vedo scene incredibili, mi spiego velocemente, persone che si presentano e dicono: guarda, io non sono mai andato allo stadio, si presentano così. Per favore, siccome mio figlio ha 12 anni, mio figlio ha 16 anni, mio figlio ha 15 anni, come potrei fare per? Perché non tanto per me, dice, queste persone, dice, non so come mantenere, perché viene da scuola, mi dice questo, ma questo. Allora si è creato questo movimento, purtroppo per 10 anni non c'è stato perché eravamo occupati totalmente, ora che c'è questa possibilità, ti fa capire che l'evento è molto più grande di quello che potrebbe essere. Allora perché creare tutti questi astio e tutte queste cose? Io ieri sera ho seguito la finale di Coppa Italia, sì, di football, che ha vinto San Giuseppe Vesuviana. San Giuseppe Vesuviana, sì. E poi il presidente Massa, quando faceva calcio, vinceva. Il figlio Antonio, grande presidente, da 2 anni anche il papà, vincono per la prima volta e per una squadra che parla la Coppa Italia contro il Pesaro. E io mi sono emozionato perché vedevo che una città che si avvolge attorno a una coppa fa esplodere come se vinci 3 mondiali, 4 mondiali. Perché io dico una cosa, alla domanda, ma là la coppa, io lo dico pubblicamente, a me della Champions potrebbe far piacere, ma non me ne frega nulla. Quello che Napoli ha ottenuto è già tanto, se accade accade, se non accade non accade. Quindi dico ai giornalisti che vogliono far passare il messaggio, ma se non arriva in finale poi fallimento, ma diventa di cosa? Allora dall'altro lato il Paris Saint Germain che dovrebbe fare, devono portare il titolo al comune, voglio dire. Evitate tutte queste chiacchiere, perché poi siete ridicoli. Ma la vittoria del campionato che tu vai a 14 mondiali, a 37 champion e a tutto quello che volete, sapete perché? Perché vince una squadra che ai nastri di partenza era composta da illustri sconosciuti che il grande giunto sapeva, conosceva e ha portato. Poi mister Spalletti, che non può piacere con le sue popee, ha dato quel quid in più e tutto sta diventando bello. Come pure quando il presidente parla di calcio in generale strepitosa, si vuole fare, prende quelle cose, ma questo mai lo sappiamo. Però signori cari, la vittoria del campionato del Napoli
è un evento straordinario, storico, storico e straordinario. Che ad oggi, tranne qualcuno, aiutatemi voi, non ha mai vinto nulla. Quindi sarebbe la prima per tanti, la prima per tanti, e soprattutto per chi è affamato, che bravo, poi vogliono deviare o arteparlare la realtà. E poi la prima senza quel signore che hai dietro le spalle, che anche quello è un altro passaggio fondamentale, perché ragazzi, noi dobbiamo dirlo, sì, qualche Coppetta Italia l'abbiamo vista, per ma fortuna anche qua, se... Questo qua, quando è arrivato a Napoli, è arrivato come il più grande calciatore della storia, del calcio. Questo qua sta facendo qualcosa di incredibile, anche basta pensare, l'Argentina campione del mondo. Sì. Guardate l'ultima azione, quella parata incredibile del portiere, e lì lassù qualcuno ti ha, perché quelle sono parate che sono tanto le cartone. Proprio su Colomoni che ha giocato contro di noi con l'Eintracht. Chi ha vinto il campionato in Argentina? Il Boca. Da quanti anni oggi? Non me lo ricordo, ma tanti sicuramente. E faccio un solo esempio: il Napoli-Roma 0-0. Meretesh si scontra col compagno, quel colpo di testa in altre circostanze sarebbe andato va dentro. Allora lassù quest'uomo, come l'unico che ha difeso sempre Napoli, non da napoletano, ma diventato e ha dato quanto a Napoli pur venendo fischiato in una famosa domenica col Pisa, e lassù c'è anche la sua mano, c'è anche la sua mano, non è per fantasia, è la verità. E poi concludo con una battuta. L'ultima volta che è processo il Verona, guardate chi vinse il campionato. L'ultima volta che il Napoli vinse il campionato, la penultima fu a Bologna. Guardate quest'anno. Sì, dove sì, vabbè. Ma anche il 10 maggio e il 7 maggio Firenze, sì. Siamo là, c'è il fatto che la Cremonese ha fatto la Coppa Italia. Oggi sai che pensavo? Il rinvio del processo Prisma al 10 maggio è come quella cosa da dice qui facciamo un processo e mi fai stesso. Esatto, vai. Sarebbe fantastico. Ciao Nello, grazie, grazie di cuore, vado in pubblicità, un saluto forte a Nello Dierna, grazie, grazie, voglio le foto da Sarno. Allora, pubblicità, dobbiamo correre. E allora eccoci tornati. Allora, Nello un fiume in piena, Giovanni, però è grande, chi più di lui oggi mi ha dato queste informazioni importanti. Purtroppo fra poco avremo altri colleghi per capire un po' che cosa sta succedendo, però se non c'è l'incontro io vedo che è difficile. Poi sulla città di Sarno, ma anche delle altre città che si stanno imbandierando, abbiamo dei messaggi ogni giorno, anzi chiedo a Federica, che intanto saluto in regia, proprio di mandarmi questa bella foto che abbiamo visto, ecco qua, questa è fantastica, essere napoletano è meraviglioso, e poi guardate, le tre tende con Forza Napoli sempre e quelle là, io continuo a non nominarlo, però... C'è un altro bellissimo, ora non ho esattamente la posizione dove sia collocato, però c'è uno striscione che dice è stato bello prendervi a pallonare. Ah, pure quello, l'ho visto, sì, bellissimo. Credo sia la sanità, però veramente bello. Veramente ed è in risposta a tutti quei cori che diceva prima Nello, che inneggiano al Vesuvio, alla lava, eccetera, eccetera, come nell'ultima stagione di Sarri, nel 2018, c'era il coro Vesuvio, lavali col fuoco, i tifosi del Napoli risposero Vesuvio, lavali col gioco, cioè, quindi poi la risposta dei tifosi del Napoli è sempre molto intelligente e superiore a mio avviso, perché si risponde sempre con l'ironia, ma un'ironia molto intelligente. Senti, Nello ha ragione, però dicevamo, ritorniamo un attimo a quello che è il ragionamento che facevamo, se non c'è un contatto, se io non parlo con te e tu parli con me, diventa difficile trovare un accordo, sì, no? Se non c'è dialogo non si va da nessuna parte, bisognerebbe capire se c'è questa intenzione, se c'è la voglia di avviare un dialogo, oppure se la situazione va bene così. Diciamo che per anni il presidente ha parlato di uno stadio teatro, massimo 40.000 posti, dove le persone potevano accorrere e visionare uno spettacolo.
Però se da una parte questo ragionamento può essere da un punto di vista forse commerciale condivisibile, dall'altra parte però non dimentichiamoci che il calcio è lo sport popolare per eccellenza, è uno sport che unisce tutto il mondo, è una passione che la possiamo definire pandemica come un termine che abbiamo utilizzato molto in questi anni. Quindi non si può ridurre lo spettacolo dello stadio a un teatro, perché c'è il teatro e c'è lo stadio. Lo stadio deve essere stadio, punto e basta. È totalmente diverso da quello che è uno spettacolo che il pubblico subisce, no? Passivamente. Nello stadio bisogna essere attivi, bisogna fare i cori, bisogna essere presenti e sostenere quella che è la squadra. E qui a Napoli la squadra è la città, ed è quindi rappresentazione della stessa. Allora, noi fra poco ci collegheremo con il collega Antonio Limbo, che è giornalista di Pianeta Napoli. Antonio, che conosco da veramente tantissimi anni, lui ha iniziato anche con me in alcune situazioni, quindi appena possibile ci colleghiamo con lui, perché lui ha fatto un interessante articolo sulla questione invece dei tifosi che dovranno andare a Milano. Uh-huh. E sembra che il Milan stia facendo un po' un giochetto delle cosiddette tre carte, che è più delle, una cosa nostra che loro, su quella che è la questione tessera del tifoso, acquisto dei biglietti per avere meno tifosi del Napoli a Milano. Quindi diciamo che appena possibile spero che Antonio si possa collegare con noi e possa tra virgolette, ce l'abbiamo, ah, che bello, grazie Federica che mi dai l'ok. Allora Antonio, ci sei? Eccolo, bravo Antonio, perfetto. Ci sono, ciao. Devo tirare le orecchie a Nello Tirna perché stava senza cuffiette oggi. Allora, vabbè. Allora Antonio, intanto grazie di essere con noi. Grazie a te. E allora con me c'è anche il collega Giovanni Gambardella che ti saluta. Ciao Antonio, buonasera. Allora Antonio, Pianeta Napoli, ma noi ci conosciamo da una vita io e te, insomma, voglio dire. Ormai sì, infatti. Ci conosciamo. Probabilmente dall'ultimo scudetto. Bravo, esatto. Quindi Antonio Limbo è un bravo collega. Ma adesso non stai a Napoli tu, o non ricordo male? Io sono a Monza. A Monza, ecco. Ormai da 22 anni a Monza. Ecco, sì, bene. Siamo qui, in tanti napoletani, in attesa di festeggiare anche noi qui. Ci stanno preparando anche qui, ti dico. Bravo, allora devo tirare le orecchie a Nello Tirna, lo ripeto, perché vedete come sta bello Antonio, Nelly, la prossima volta cuffiette sistemate e ti colleghi così ti sentiamo anche meglio. No, mi ha scritto, perché mi devi tirare le orecchie? Guarda ragazzi, non dico una sciocchezza, sì ma non si sentivano bene, ti devi mettere bello con le cuffiette, pulito. Vabbè, lo saluto, un bacio al nostro Nello. Allora, Antò, raccontami questo articolo che tu hai scritto per gli amici di Pianeta Napoli, fammi salutare il direttore, l'amico Luigi Giordano. Ecco, le tenevi dentro l'astuccio, le cuffie, le tenevo, guardate, le teneva nell'astuccio. Allora, Antonio, raccontami che cosa sta succedendo per la partita di Champions. Abbiamo perso Antonio, sì. Però, aia, devo tirare le orecchie pure a lui. ti vediamo adesso, non so se hai ricevuto una telefonata. Vedete, di nuovo? Adesso okay. Sì, adesso sì. No, si vede. Ah no, è forse la connessione che... Ok, allora Anto, che sta succedendo a Milano? Allora, come avevo scritto nell'articolo qualche giorno fa, praticamente il Milan ha deciso di premiare solo i tifosi storici, quindi quelli che hanno avuto la preveggenza di fare la tessera rossonera prima dell'8 di marzo, quindi quelli che hanno avuto fiducia in una possibile qualificazione del Milan ai quarti, prima ancora di Tottenham a Milan. Ovviamente su questo non essere ironico, in quanto alla fine è proprio stato un, possiamo dire, un mezzuccio, perché
sapevano abbastanza bene di quanti tifosi napoletani ci sono nel nord Italia, di quanti soprattutto nell'area nelanese, e che erano tutti pronti ad acquistare, ad acquistare il biglietto per la partita, ma soprattutto tutti a fare la tessera del tifoso nero, purtroppo, ma per poter accedere allo stadio per le partite, certo, di Champions. Certo. E da lì hanno messo un limite all'8 di marzo, in modo tale da evitare che tutti quelli, come anche il sottoscritto, hanno fatto la tessera dopo quella data per poter portare i propri figli principalmente, perché tanti di noi hanno figli di 9, 10, 11 anni. Certo, quello che dicevamo prima, esatto, bravo, stanno iniziando a formarsi il loro tifo calcistico in un ambiente che gli è praticamente quasi ostile, perché è pieno di interisti, milanisti, juventini, e riescono in questi anni a formarsi e a tenere, diciamo, quella che è la fede dei loro genitori. E in questo momento gli viene praticamente anche negato questo, perché sarà probabilmente difficilissimo riuscire ad accedere, perché anche per l'hospitality, per qualunque tipo di settore, hanno chiesto la tessera precedente all'8 di marzo. Quindi diciamo, allora, se tu domani mattina ti fai anche la tessera del tifoso vivendo a Monza, non ti fanno fare il biglietto, neanche se sei... Cioè, però questo è veramente assurdo. Però questo va a punire anche i tifosi del Milan, Antò? Pochi, probabilmente, pochi. Perché secondo loro il grosso dei tifosi già ne hanno venduti, credo, oltre 40.000 di biglietti nell'arco di un paio di giorni. Quindi puoi immaginare che San Siro si sta andando a riempire, lasceranno il settore ospiti con poche migliaia, spero accessibile quantomeno sicuramente ai gruppi, quindi sicuramente però ce ne sono tantissimi, come ben sai, nel nord Italia. Lo so. E non solo, e più quelli, più tutti i tifosi del Napoli che vogliono venire da Napoli a vedere la partita, e ci sarà probabilmente poco spazio per loro, e lasceranno veramente uno... Ah, c'è qualche problemino di connessione con il nostro Antonio. Però mi sembra Anto, aspetta che ti sentiamo adesso un po' a tratti. Aspetta, Antonio, che ti abbiamo sentito a tratti, credo che sia sempre colpa alle volte del wifi, perché il wifi alle volte fa questo problemino. Aspetta, Antonio, che non ti sentiamo per tutta questa parte finale, non ti abbiamo sentito, vediamo se... Allora, Antonio, te lo dico in diretta, ma vediamo se ci riesci. Togli il wifi, se sei col telefonino... Metti anche solo la linea telefonica, perché alle volte va meglio del wifi, strane congetture astrali, quindi togli il wifi se sei col cellulare, perché se sei col computer la vedo dura, però se c'hai il wifi col telefonino toglilo, e se hai una buona connessione in casa anche normale ci aiuterebbe, perché alle volte il wifi ci dà... Però hai capito, Giovanni, questa è una situazione paradossale. Perché poi la differenza tra Milan e Inter, che molti tifosi del Napoli, soprattutto nelle partite col Milan, hanno affollato qualsiasi settore. Con l'Inter è un po' più difficile, col Milan invece no, c'erano da tutte le parti i tifosi del Napoli, ma in poi, campionato. Tra virgolette, si corre il rischio di vedere quello che è successo a Torino con... a fine partita detto sembrava di essere in trasferta, mi sembrava di già certo. Quindi perciò loro al di là della sicurezza, no, hanno trovato l'escamotage per questo, perché poi al centro del nord, a Milano, tantissime persone, ma non solo, vedi il nostro amico è di Monza, lo sappiamo, c'è Francesco Navarra che conosciamo, che vive a Monza e che è stata da anni è tifosissimo, vale la... Abbiamo di nuovo Antonio? Antonio, ci sei? Sì, ho seguito il tuo consiglio, ho lasciato la connessione mobile. Bravo, vediamo un attimo se va meglio così. Allora, Antonio, ti dicevo, questo è un trucchetto che poi hanno è stato un escamotaggio di questi giorni, perché nella partita di andata di campionato a Milano c'erano tantissimi tifosi, e dicevo anche la differenza tra Milan e Inter... Forse col Milan è più facile. No, infatti assolutamente. Come stavo dicendo, io ero a Milan-Napoli, vabbè, ero in tribuna stampa per Pianeta Napoli, però c'erano altri amici appunto del milanese che sono andati con i figli in famiglia e sono riusciti ad accedere senza nessun problema alla partita.
e facevo l'esempio della Champions di Inter Benfica, forse quando poi si è scollegato il... Sì, sì, non ti abbiamo sentito, infatti. No, praticamente se io fossi portoghese potrei fare tranquillamente la testa del tifoso dell'Inter, avere un amico interista che mi potrebbe comprare il biglietto e andare con lui tranquillamente a vedermi la partita. Quindi siamo meno dei portoghesi, questa è un po' la cosa. Cioè, però è chiaro che secondo me loro hanno fatto una cosa un po' sulla difensiva, no, Antò? Cioè si sono buttati sulla difensiva per questa vicenda. Non so se Giovanni hai domande per il collega. Sì, vabbè, è curiosa questa situazione, perché ne parlavamo stesso qui in studio. Probabilmente c'è il timore di un'invasione dei tifosi partenopei, ma non tanto come rischio sicurezza, ma se non altro perché si vedrebbe uno stadio San Siro tinto d'azzurro per la mole importante di tifosi del Napoli che ci sono lì. Assolutamente, ma ti facevi l'esempio prima, io ero anche io a Torino la scorsa domenica ed era uno stadio granata, che era uno stadio azzurro, era praticamente lo stadio grande Torino, l'Olimpico, ma era l'Olimpico azzurro Napoli, perché era veramente pieno tutto lo stadio in ogni settore. Senti, sul settore ospiti hai notizie? Cioè, perché si parla di sempre 2000-2005, però... Poi bisognerà capire vale la tessera lì. Infatti anche lì ancora non sono uscite informazioni, sono andato a vedere anche questa mattina appunto per informarmi, ma ancora non c'è, però i numeri sono quelli che dici, come dicevo prima, veramente il minimo sindacale proprio per avere nel piccolo settore in alto, da dove nel terzo anello, veramente il minimo dei tifosi del Napoli, quindi è un po' una... È un po', diciamo, un piccolo mezzuccio, ovviamente poi parlerà il campo, meno male che parla il campo e non parlano, diciamo, i tifosi, non giocano i tifosi, non è la numero 6 di tifosi sullo stadio che fa la differenza, però è comunque, diciamo, una possibilità che viene negata a tante persone, quindi diciamo è un qualcosa. A questo punto non so se poi dopo anche lato Napoli si restituirà bumper focaccia, perché poi alla fine bisognerà anche prendere in considerazione una cosa del genere, quindi a quel punto non so poi il presidente se vorrà fare qualcosa per favorire appunto i tifosi del Napoli nella gara di ritorno in maniera tale da io avere penso uno che stato completamente la UEFA, penso che il settore ospiti deve essere aperto, ma io poi non credo che quanti milanisti ci sono nella zona di Napoli. Sì, ci sono anche tanti tifosi del Milan tra Napoli e provincia, tra le altre province campane, però non è che su un numero così alto come casomai succede poi per le province lombarde che sono pieni di napoletani, no Antò? Ma anche lì poi sul tema del settore ospiti, anche sullo stadio, anche per il Maradona ha un settore ospiti anche abbastanza grande, perché grandissimo. Tu consideri che oltre alla parte inferiore hai anche la parte superiore, che se non viene presa appunto dagli ospiti non è possibile vendere quella parte di tifosi del Napoli, anche lì tra virgolette la stessa società ci va a perdere. Sì, assolutamente. Sarebbe un peccato, diciamo. Antonio, un'ultima battuta, perché poi ho di nuovo la pubblicità e ti ringrazio per questo bel collegamento. Una battuta invece sul Napoli campo, sul Napoli pronto. Che ti aspetti da questo tris con il Milan? Loro, ecco, poi pure dammi pure il sentore là, perché tu vivi a Monza, cioè i tifosi del Milan, i giornali, poi... I colleghi di Milano, che aria tira? Dai, che aria tira? Allora, loro sono già proiettati al derby con l'Inter. Per loro la Champions è la Champions, loro hanno la tradizione. Il problema è che la tradizione, se andiamo a vedere la formazione del Milan, non credo che ci sia qualcuno che abbia vinto la Champions in quelli che sono all'interno del gruppo. Bravo, loro. Sì, infatti, cioè. Però diciamo loro si appellano a quello e fanno forte che la Champions è una cosa e il campionato è un'altra, e non vorrei, e questo lo dico proprio in chiosa, che questo facesse passare poi in secondo piano uno scudetto stravinto meritatamente contro di loro. Perché poi la partita andata e ritorno ha una storia, un campionato e una continuità che ha dimostrato il Napoli è un'altra cosa, quindi anche lì tra virgolette il famoso prende le appallonate e deve essere comunque deve rimanere nella loro mente, comunque vada. Bravo Antò, bravo Antò. Ah, quindi loro sono convinti di passare?
Sì, loro sono convinti, già c'è Milan-Inter, già stanno pensando a come si devono organizzare il derby. Vabbè, sarà ancora più bello, quindi. Vabbè, ovviamente, sarà ancora più bello. Sarà tutto vabbè, più bello. Vabbè, dai, io sono scaramantico, scusate, ma vabbè. Sì, sì, anche vabbè. Io sono molto scaramantico, quindi li lascio parlare. Vabbè, vabbè, vabbè. Antonio, grazie di cuore per questo collegamento, bravo. Grazie a te, con Francesco. Bravo con il tuo pezzo che i colleghi del collega Antonio Lembo su Pianeta Napoli, i tifosi del Napoli possono leggerlo e soprattutto è interessante capire cosa succederà nelle prossime ore, come ci dicevi Anto, e credo che sicuramente sì. Ci aggiornerai, no? Con qualche altro articolo su quella che è la vicenda biglietti anche nel settore ospiti e non solo. Va bene, grazie Antonio, alla prossima. Grazie, Antonio, grazie. Ciao Antonio, grazie, grazie. Ciao, ciao e forza. Allora, devo ritornare in pubblicità, corriamo, però apriamo le linee, anche perché poi abbiamo un altro ospite alle 17.30, poi più tardi in chiusura di puntata vi faccio vedere una cosa molto carina che ha scovato il nostro Diego Marino e quindi fra poco lo andiamo a vedere. Allora, ce ne andiamo un attimino in pubblicità. Allora, apriamo le linee, lo sapete ragazzi, noi apriamo le linee con grande voglia, con grande, però c'erano dei temi importanti e faremo più tardi alle 17.30 un ultimo ospite perché era un tema interessante. Stiamo provando a dare delle risposte, però la cosa fondamentale è che noi quando non apriamo subito le linee è perché abbiamo un tema da cui trattare. Poi è chiaro che tutta la settimana, ragazzi, siamo qua, quindi ci potete chiamare quando volete, così come ringrazio i tanti amici che si sono collegati sulla nostra diretta Facebook e ci hanno lasciato anche dei messaggi, li ringrazio, c'era qualcuno anche prima leggeva, adesso vado a recuperare i messaggi perché molti di voi ci hanno scritto, ebbene che ci scrivevano addirittura da Salerno e ci facevano capire che erano poi tifosi del Napoli, quindi fra poco leggo anche i messaggi, però so che la nostra Federica già mi dà l'ok che c'è una telefonata, pronto? Pronto? C'è? Pronto, pronto, sei in diretta? Ragazzi, vi pronto. Prego. Ah, eccolo, eccolo, pronto, qual è il tuo nome? Pronto? Pronto. Sei, chi è Antonio? Non ci sente, credo che non ci sente. Diretto. Sì, Antonio, ci senti? Diretto, ma io non sento niente, molto stanco. Allora aspetta che la regia ti aiuta, aspetta che la regia ti aiuta. Antonio, il nostro canterino, il nostro Antonio da Scafati. Antonio, rimani un attimo in linea con me, però voglio sentire se a Scafati si stanno le bandiere. Allora, Vincenzo Bisogno, buongiorno Francesco e Giovanni, io penso che ogni persona dovrebbero essere tifosi della propria città, della propria provincia e della propria nazionale. Poi ci vorrebbe dei gemellaggi, ad esempio, tra Napoli e Salerno che si trovano nella Serie A. Viva lo sport, non ci dovrebbe essere queste violenze su persone, auto e via dicendo. I gemellaggi sono difficili, dice, però è chiaro che c'è amicizia, io dico amicizia. Allora, il nostro Cesare dice quelli che a Salerno hanno scritto quel comunicato rappresentano i soliti 300-400 che puntano a creare disturbi e incidenti. Sono nel Cilento e ci sono anche qui tantissime bandiere azzurre, lasciateli perdere, sono i soliti infiltrati che ci sono anche nel tutte le tifoserie, pure la nostra, con i soliti codici idioti. Fabio De Bernardo, no ragazzi, non ci prendiamo in giro, non è l'uomo in più il San Paolo da un po' di tempo e questo mi mette molta tristezza. Non è lo stadio che desidero, vabbè, però l'abbiamo detto, la speranza che ci sia. Allora, saluto Anna Milano che dice sera, ma a noi ci interessa di questi festeggiamenti, noi siamo tifosi DOC, no vabbè. Luigi Vingiani, a Napoli quando gli scudetti vincevano le squadre del nord si vedevano le bandiere strisciate e mai nessuno ha detto niente. Antonio Leone, avremo mister Daniello venerdì per presentare la sfida con il Milan, lo chiamiamo venerdì, quindi non vi preoccupate. Allora, saluto Ciro Botta che sarà anche lui venerdì con noi, Antonio che scrive ma chi tifa per la Ferrari, solo Napoli in tutti gli sport. Antimo dice direttore per questo scudetto è il numero 3, il numero per antonomasia dell'amore, è il numero perfetto si diceva una volta. Poi c'erano altri messaggi, purtroppo sono, ah eccolo qui, c'era un amico che diceva io sono di Salerno e tifo Napoli, qui a Salerno ci sono tanti tifosi del Napoli. Grazie per chi ci ha scritto, continuate a scriverci anche sul numero WhatsApp. Abbiamo ripristinato il telefono? Pronto, Antò? No, non c'è. No.
È un altro, è caduto? Pronto? Chi è? Oreste? Sì. Ciao Oreste, buonasera a te. Allora buonasera, diciamo a te, Antonio, di richiamare. È il tuo collega. Sì, a Giovanni Gambardella. Sì, vai. A Giovanni Gambardella. Allora, è un mese che io chiamo sui linea e mi ci sembra che lei. Ma Oreste, perdona, te lo chiedo proprio, lo sai, non è colpa nostra. C'è stato 70 minuti in linea. Madò. Però no, voi chiamate, allora Oreste, lo dico a te. Lo dico a te, ma lo dico agli altri, chiamate solo quando cioè, noi andiamo in via. Tu. E finita la trasmissione. Povero Oreste, scusami, mi scuso con te. No, di niente, no. Vai. Sì. Allora, Oreste, dai, sul tifo del San Paolo, del Maradona e via dicendo. Sì, parlamoci onestamente, no? I De Curve sui direttori d'orchestra. E qua certo. Ci manca un direttore d'orchestra. Bravo Oreste. No, ma è la verità, Francesca, ci ha frequentato lo stadio negli anni 70 e fine che c'era il dio del pallone era un'altra cosa, lo usambavo. Non ci trasano più bandini, si portano più niente, ma ci stiamo rendendo conto. Io usiamo usambavo perché per me il tempio di Diego è in coppia quartieri spagnoli, Francesca. Sì, il San Paolo non c'è niente di Maradona. C'è il murales e tutto qua. No, Francesco, parliamoci onestamente, San Paolo non c'è niente di Maradona. Quando fanno, creano qualcosa del dio del pallone e allora io chiamo usati Maradona. Ma finché allora non ci sta niente di Maradona, ci sta solo la passione dei tifosi, l'amore che abbiamo avuto con questo calciatore e basta. È stato solo sfruttato questo calciatore anche da morto. Lo sappiamo. E abbiamo fatto una doppia figura in mezzo a Vicenza, in una settimana mi sa stato di Paolo Rossi. Questa, giornalista, che poi è lo stesso artista. Nessuno ne parla. Sì, lo so. Questa è una vicenda. Noi a Mauro e Bene chiama Napoli. Sì, no, ma ripeto, questa è una vicenda strana. A attaccare, da parlare. Io purtroppo non sono nessuno. Quando gli chiamo a Francesco Monaro, poi ci sa Francesco Monaro. Però io non sono un giornalista che faccio rumore. Allora, ad essere uniti, morivi tipo la stampa napoletana, ad essere uniti, ad cacciare tutti questi farabutti che sfruttano la città di Napoli. Lo so. Hai ragione, Oreste. Ma come mai nessuna, neanche napoletana, no? Ha fatto vedere che gli inglesi hanno giocato con i napoletani a pallone. Bello, bellissimo, a Piazza Municipio. No, qualche televisione l'ha fatta vedere a Napoli però, a Napoli. Ma è poca roba. Poi quando succede qualcosa, parla i nemici in terra di Napoli. Sì, lo so. Parla. Poi la parte è buona che i milanesi ci credono che fanno debba all'interno, perché sono scaramanti, che la città. O Frusciante fa niente, capito? No? Bravo, Frusciante fa niente. Non si fa niente, no? Fantastico, sei grande, Oreste. Frusciante fa niente. Oreste, com'è la situazione a Pozzuoli? So che si sta imbandierando tutta la città. Io ti parlo del mio rione, sta bene tutto trapazzato, no? Ma finita, poi questo vento ci sta rompendo tutti i vento, no? Il vento e la pioggia in queste ore ha dato un po' fastidio. Allora, i miei balconi stanno bandiere dappertutto. grande. Poi, sono tre palazzi, uno un'italata, no? Ogni finestra è una bandiera, non apro, no? Bravo. Ogni finestra, sono tre piani, no? Sì. Terzo piano, secondo piano e primo piano. Bene. Poi ho messo tutto su giù. Ma mi completa una terrazza, però posso subire che li porto a aspettare qualche giorno. Sì, aspettare. Ragazzi, mandatemi le foto. Allora, io ve lo dico: mandateci le foto, le facciamo vedere. Io ti dico una volta, io non sono bravo. Ma qualche nipotino, qualche nipote, qualche. No, ma io mo se non completo prima. Vabbè, appena hai completato, mi mandi WhatsApp per dire.
Ti manca pure un video a vedere. Ah, tutto, un WhatsApp sul numero 342 38 12 922. Un bel video e delle belle foto, dai. Ragazzi, fatelo tutti, voglio vedere, no, voglio vedere la bellezza e l'ironia. No, ora ma sì, c'è una rivalità pure in Durione mia, attenzione, c'è una rivalità in Durione mia, a chi fa la piazza più bella, non apre cose, a ieri per dire a me mi piace di scherzare, scutteva la te, perché sa, io sono una piazza, e sa 100 metri nella piazza, no? Allora stanno all'esterno, stanno facendo pure bella, no? Allora sì. Dice, ma è pigliato sta roba, loco. C'è, tutta roba. C'è la sfida allora, tra i rioni, dai, c'è la sfida tra no, i rioni. No, ma scherzando, no? Stanno scherzando, pure allora, sì, 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 vabbè, sì, dai, sì, dai. Sì, sì. Bene, Oreste, grazie sempre. Sempre, Forza Napoli. Sempre, sempre, sempre. Grazie, grazie a tuo collega Giovanni. Grazie, 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 grazie. Allora, che bella, è anche detto, la rivalità tra i rioni a chi lo fa più bello. Ma veramente sta succedendo così anche a Napoli, perché ho visto che finalmente il Vomero, il centro storico è già pieno. Già. Il Vomero, sai, è un po' più restio, è più difficile, però, non, però si, stanno organizzando, Giovedì scorso, sì. Mentre io stavo lavorando e guardavo come quasi ogni pomeriggio la trasmissione, c'era Gennaro De Lena in conduzione. Certo. A un certo punto ho cominciato a sentire nei cori, qualcuno aveva messo la musica, ragazzi della Curva B, certo, cori, certo. Mi sono affacciato ed effettivamente stavano già montando striscioni, sì, 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 e nastri bianco-azzurri. Bellissima sta cosa, ripeto, balconi, palazzi, mandateci tutto, facciamo rivedere quella foto, abbiamo fatto vedere tante altre cose, ma quella, ecco, questa è una delle tante. Io non so neanche dov'è questo balcone, però ragazzi, complimenti, perché avrà speso anche una cosina di soldi per fare ste tende, voglio dire, comunque veramente veramente bello, complimenti a questo tifoso. Io lo ripeto, se avete bandiere, striscioni, situazioni, devo dire complimenti agli amici della zona di San Giovanni a Carbonara, la sanità Forcella, dove veramente ci sono grandissime cose. Allora, ci abbiamo un'altra telefonata? Sì, eccomi. Ah, Mimmo da Capodimonte. Che allora, bello. Com'è la situazione a Capodimonte? Al Moiarillo è stupenda. Ah, voglio le foto, voglio le foto. Vabbè, intanto Giovanni andiamo, mi manda, non ti preoccupare. Quello lo ma facciamo. Ma non ne parliamo a Piazzetta Liti e tutta la zona riguardante Porta Piccola. Porta Piccola, bravo. Ma voglio le foto, mandatemi le foto. Tanto vediamo fra poco questo qua delle pallonate, che è bellissimo, la regia ce l'ha e appena tu ce lo fa vedere. Mimmo, vai, a te la parola, dai. Allora, intanto permettimi di salutare Giovanni, a cui sì, lo sport ci fa dare del tu. Vorrei volevo sottolineare due aspetti. Il primo è che non bisogna mai dimenticare per memoria storica certi fatti. Intanto concedimi questo inciso, il sindaco di Salerno è primo cittadino di quella città e il De Luca, presidente di regione, hanno il dovere di esprimersi, hanno il dovere come cittadini campani di esprimersi. Non mi interessa che posizione, ma non posso essere neutrale rispetto a un manipolo di persone che fanno quel comunicato, hanno il dovere e non possono tacere. Uno. Secondo, ricordo a tutti, a memoria, che nelle ultime due partite di campionato l'anno scorso, essendo i salernitani anche i juventini, la Juve ha salvato il Genova e ha mandato la Salernitana in Serie B negli ultimi 10 minuti. E il Napoli la domenica successiva ha di nuovo salvato e ha preso per i capelli la Salernitana e l'ha lasciato in Serie A. Questi sono fatti inconfutabili. Il Napoli ha battuto il Genoa al San Paolo, non serviva quella vittoria al Napoli, però ha consentito alla Salernitana di rimanere in Serie A. È vero, con tutto, è vero. Con tutto quel suo meraviglioso pubblico che ha fatto un campionato, il pubblico di Salerno. Allora il pubblico di Salerno, quello sano, che la stragrande maggioranza, prendesse
le distanze da questa gente che non la smette di odiare questa città. Quindi pigliate le distanze, perché siete un pubblico, mi stanno ascoltando, un pubblico maturo, un pubblico intelligente, e di voi se ne è parlato in tutta Italia. Prendete la distanza da questi 200-300 personaggi squallidi che vi infangono in questa maniera. Questo era doveroso. Ricordo che il 10 gennaio 88, a memoria, non parliamo dell'anno scorso in cui il Milan ha scippato lo scudetto al Napoli nella famosa partita dove sullo 0-0 non è stato dato un rigore clamoroso all'Osimhen, ma ricordo a tutti, perché gli atti giudiziari stanno lì, che non è la Juve ma il Milan il 10 gennaio 88 ha fondato Calciopoli. E alla fine di quella sentenza del 2006, il loro arbitro, quello che Galliani portava nella valigia, un certo Tullio Lanese, insieme a 20 segnalini, sono stati condannati e radiati perché il Milan vinceva lo scudetto in maniera sporca, nel senso che quelli alzavano, e Baresi alzava il braccio per fare l'esempio, e loro chiamavano il fuorigioco. Poi si è capito che tipo di carriera avevano fatto e sono stati irradiati, e il Milan prese in quella circostanza 30 punti di penalizzazione. Vogliamo raccontare questo, ma non ci interessa. Il Milan deve, mi conforta una sola cosa, parlando del Milan, che in Europa hanno scelto, non da oggi, di fare lo spettacolo, di privilegiare lo spettacolo gli arbitri, perché hanno avuto una direttiva, e di tutelare il calcio. Ora, per tutte le decisioni, quello che possono dire loro, ma il Napoli gioca a calcio, e se è successo, noi abbiamo gli esempi quest'anno, che tutte le squadre e complessivamente che ha incontrato il Napoli in Coppa dei Campioni hanno preso 4 cartellini rossi e la bellezza di 13 cartellini gialli a favore del Napoli contro queste squadre. Stiamo parlando di Liverpool, di Ajax, di Eintracht, tutte hanno avuto il giocatore squalificato, perché il Napoli fa calcio, il Napoli è leggero e molto tecnico, e l'UEFA tutela il calcio spettacolo, tutela, certo, perché ha bisogno di questo tipo di calcio. Teniamolo a mente, perché il Milan purtroppo fa il fallaccio dove l'arbitro alza la testa e fa finta di non vedere. Speriamo che in Europa ci sia attenzione. Mimmo, una battuta sullo stadio, che ti senti di dire anche sulla questione tifosi, teatro, stadio un po' teatro, diciamo? Guarda, io non amo il folklore, nel senso che hanno il dovere non di stare a distanza, ma in maniera fuori dai media, fuori da cose, hanno in maniera molto riservata una delegazione delle curve, chiede appuntamento al presidente in maniera molto riservata. Si parlano, si guardano negli occhi, prendono degli impegni da tutte e due le parti, e solo questo può sbloccare una situazione che ormai dura già abbastanza e che tutti devono capire, sia dal lato della società e soprattutto dal lato di questi ragazzi, che il futuro noi abbiamo tutto in prestito. Abbiamo in prestito il Maradona, abbiamo in prestito la tifoseria, lo dobbiamo rilasciare, lo dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, e queste cose non possono, questo vale anche per, è in concomitanza con ciò che è stato detto a Salerno, vale proprio per tutte le generazioni, soprattutto al sud, non devono avere, io gioisco, caro Francesco, gioisco se il Catania va in Serie B. Auguri al Catania. Io per tutto il sud, tutto ciò che sta sotto il Garigliano deve essere il nostro patrimonio, perché non è più un problema di partito, di colore politico, il problema è che le isole e il sud hanno un'identità, tutto quello che va dal Garigliano in su ha un'altra identità e un altro modo di vivere, non ci appartiene, noi rivendichiamo l'identità. Quindi, chiudendo la tua domanda, dico in maniera molto riservata,
bisogna cucire un rapporto che si è semplicemente incrinato, ma non si è spezzato. Per cui si va a cucire questo tipo di rapporto e si pensa, quando parliamo dobbiamo pensare a ciò che sta dopo di noi, non quello che sta adesso con noi. Questo deve essere motivo di la nostra intelligenza, la nostra fantasia va molto, ma molto al di là di queste beghe stupide, tra l'altro. Va bene, va bene. Grazie Mimmo, grazie mille. Saluto Giovanni e naturalmente a te ti abbraccio e a presto. Grazie, a presto. Allora, Francesco, posso ricollegarmi a una cosa che ha detto Mimmo? Certo, in merito allo spettacolo che gli arbitri in Europa tutelano, il Napoli ha perso due partite quest'anno in campionato. Una con la Lazio in casa, che probabilmente poteva finire in pareggio, però non mi sento di dire che la Lazio abbia rubato qualcosa vincendo quella partita, e una a Milano con l'Inter. Nella partita a Milano con l'Inter l'arbitro ha concesso veramente di tutto agli uomini. Vergognoso. È stato un arbitraggio molto 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 permissivo, e quindi il Napoli, è vero che non ha fatto il Napoli in quella partita, però è anche vero che tutto sommato probabilmente l'Inter poteva anche restare in 10 ad un certo punto della partita, dall'inizio fino alla fine ha riempito di calci quelli che sono poi i giocatori del Napoli. Kvaratskhelia in quella partita è stato praticamente martorizzato, insomma, da tutti i difensori dell'Inter. Quindi è vero, in Europa c'è un'altra tipologia di arbitraggio che va a tutelare, insomma, quelle che sono le squadre che giocano meglio e che giocano al pallone. Allora, facciamo una telefonata adesso, poi andiamo in pubblicità, poi avremo un altro ospite, poi proviamo nella parte finale a fare ancora qualche telefonata. Pronto? No, hai ragione. Volano Farfalle. Direttore, buonasera. Guarda, Mennillo fa un programma tutti i giorni che si chiama Play a mezzogiorno. Io ti invito a chiamare... Ti invito a chiamare mai, deve sempre sul 76. Ti invito a chiamare a mezzogiorno, perché così ogni tanto gli fai sentire le canzoncine. Ma io non sono scafato. No, tu dove sei? Di Napoli tu? Diretto, io sono nato a Castellammare di Stabia, però abito a Bosco Reale. Non mi ricordavo. Com'è la situazione a Bosco Reale? Tutto azzurro. Viva Telegrep Italia, la televisione più azzurra della Campania. Bravo, così ti voglio. Allora, mezzogiorno pure diretto, volevo dire una cosa. Domenica al Milan lo mandiamo in demolizione, allo Schaumannamduschas. C'è stata quella cosa che tiene un coppo. Ci prendiamo già glielo rubiamo, glielo scuciamo noi. Scudetto del Napoli, no? Non è ha finito, sono finiti i giorni per il Milan, per lo scudetto. Bravissimo. Poi il 18 facciamo quell'altro conticino, lo sfizietto. Sì, bravo, bravissimo. E poi il 18 ce ne parliamo. Mi dicono che vengono, devono giocare a pallone. Direttore, ho fatto un pensiero su Meretta. Vai, signori, tutti zitti. Vai. Vado. Certo. Pronto? Pronto, vai. Direttore? Antonio, allora, vai, canta. Vola, Meretta, vola. Meretta un portierone, lo stadio si innamora. Meretta vola, Meretta un portierone, lo stadio si innamora. Meretta vola Meretta, con le mani Forza Napoli, ci immagino. Sei bello, ragazzi, e questo è Club Napoli, vedete? Sì, da qui. Vedi, hai visto? Non eri in collegamento, l'hai sentita proprio in diretta. C'è Mennillo che, allora, so che inviterà Antonio a Play. La prossima settimana? Ci accordiamo? La fai? No, t'avviso perché così... Hai chiuso Play dopo questa cosa. Allora, ci dobbiamo fermare, pubblicità, poi avremo un altro ospite per parlare ancora un po' dei tifosi e poi gran finale. Dai, allora, pubblicità.
E allora eccoci tornati, 17.37 in rigorosa diretta, poi ci sono le varie repliche che rivedrete, oggi con me c'è Giovanni Gabbardella che ringrazio di essere stato con noi. Grazie. Allora, noi siamo in attesa di Rosario Dello Jacopo, che anche lui è molto attento alle vicende del tifo anche organizzato qui a Napoli, per capire anche insieme a lui un po' qual è la questione San Paolo Maradona, chiamatelo come volete, insomma il nostro stadio. Facciamo una chiamata al volo perché credo che Rosario si stia connettendo, quindi facciamola proprio al volo deve essere un minutino. Pronto? Se c'è. Non c'è ancora, allora no, perché credo che Rosario... Ora c'è. Ora c'è, pronto? Pronto? No. Neanche riusciamo, vabbè. Allora aspettiamo Rosario Dello Jacopo che dovrebbe collegarsi a secondi perché mi ha scritto, quindi fra un attimo andremo da Rosario. Torno invece da Giovanni sul campo. Adesso c'è veramente il primo dei tre match con il Milan. È importante quanto la Champions questa partita. Io credo che Spalletti non farà turnover, sei d'accordo? No, assolutamente no. Tra l'altro Spalletti l'ha detto più volte, si va in campo per vincere tutte le... Bravo. Non dobbiamo mai distrarci perché da quello che è l'obiettivo finale, perché distrarsi significherebbe poi perdere punti, perdere terreno e soprattutto perdere l'abitudine di vincere, no? Che il Napoli sta maturando partita dopo partita, e lo diciamo sempre. Straordinarie, quindi no, Spalletti non rinuncerà mai in questo momento a quello che è il suo 11, diciamo tra virgolette, titolare, perché nel corso della stagione, nei mesi passati, Spalletti ha dato molto i giocatori in campo, però chiaro che in questo momento cruciale Kvaratskhelia è Kvaratskhelia e non si può rinunciare a questa tipologia di giocatori che sono fortissimi. Gli altri possono subentrare, possono dare il loro contributo, vedi Simeone, vedi quando è stato in campo Raspadori ha dato sempre il suo contributo. Chi entra, come ha fatto spesso Juan Jesus, ha dimostrato di poter essere Elmas, sì, ci stavamo dimenticando di Elmas, impossibile dimenticarsi di Elmas. Degli occhi del mister, quindi, bravo, lo dice sempre. Quindi no, tutti devono dare il loro contributo, è chiaro, con le 5 sostituzioni tutti i giocatori hanno l'importanza, c'è un po' di spazio, esatto, diciamo, c'è spazio per te. E poi credo che tutti stiano guardando nella stessa direzione, quindi anche se uno qualunque deve giocare nella rosa 5 minuti lo fa al massimo, e questo è merito di Spalletti. Allora, sempre in attesa che la regia mi dà lumi eventualmente per collegarci, è chiaro che diciamo che da domani il Napoli riprenderà gli allenamenti al Konami Training Center, e quindi diciamo che praticamente avremo gli allenamenti da... Attenzione, mettiamo la base del microfono sul tavolo, anche okay. Me lo dicevano adesso. No, perché me l'hanno segnalato alcuni colleghi. Quindi... Allora, no, dicevo, Giovanni, c'è la sicurezza di una squadra titolare, però ci sono due o tre nomi, per esempio Lozano Politano, Mario Rui Oliveira, chi potrebbe? Mario Rui, per esempio, non è andato in nazionale, Oliveira tornerà giovedì, potrebbe essere scelto lui? Politano già è tornato, potrebbe essere scelto lui. Intanto ieri sera ho visto Politano giocare bene con la nazionale, al di là sì, del fatto ha che molto la nazionale meglio, sì. Male di Lorenzo, voti sì, bassi. Sì, malino, però diciamo nell'intesa io ho visto cose buone tra lui e Politano. Politano per me è il migliore in campo della nazionale ieri, anche se ripeto la nazionale non ha fatto una grandissima partita, no. Si è limitata al compitino. Difesa a sinistra Mario Rui, a mio avviso dà delle varianti tecniche e tattiche differenti rispetto a Oliveira. È un giocatore molto molto tecnico, probabilmente Oliveira più fisico, se vogliamo trovare una differenza tra i due. Però Mario Rui ti dà la giocata anche fase offensiva, appoggia forse meglio anche il gioco di Kvaratskhelia, mette dei cross eccezionali per la punta, per Osimhen, e parecchie volte in questa stagione Mario Rui ha assistito alla grande agli avanti. Quindi per esempio nella partita con la Lazio sarebbe stato molto utile a mio avviso Mario Rui per sfruttare i pochi spazi che dava la squadra di Sarri, per cui io giocherei con Mario Rui perché, ripeto, al di là della crescita che ha avuto in questi anni, poi Spalletti lo definisce un professore,
e nelle partite così importanti c'è bisogno di un professore nel dettare alcune regole. Quindi ti aspetti Rui e Politano oppure no? Io mi aspetto sicuramente Mario Rui. Su Politano e Lozano dipende che partita vuole fare Spalletti, perché Politano riesce a giocare meglio in coppia con Di Lorenzo nelle sovrapposizioni, però Lozano è anche vero che dà maggiore profondità e assistenza a Osimhen, quindi dipende cosa si aspetta dalla partita contro il Milan Spalletti, maggiore profondità oppure no, insomma, chiaro. Allora, per quanto riguarda le notizie, Kvaratskhelia, il gol più bello di marzo è il suo per la Serie A, battuto il gol di Dybala, di Caramo e di Vesino. Sul sindaco Manfredi l'abbiamo già detto, ma lo ribadiamo, si sta pensando a più punti della città, ma questo però sarà la festa organizzata, cioè se ne parlerà a giugno, non quella estemporanea, quella sarà dei tifosi e basta, esatto. Quindi quella là si spera anche di avere i calciatori. Tanto buone notizie sembrerebbero da Raspadori, che secondo Sky, secondo quanto riferito da Sky, domani ci sarà la ripresa degli allenamenti e l'ex Sassuolo dovrebbe rientrare in gruppo, abile e arruolabile addirittura già per il Milan. Questa è una buona notizia, no? Sono andato a rivedere, pensa, oggi, facendo un po' il servizio per il TG su mercato, Osimhen e quant'altro, alle volte, sai, scelgo un po' di gol, no? Di Osimhen per dare... Ho detto, voglio cercare qualche gol diverso. C'è stato tutto un periodo dove Osimhen non ha giocato e che Raspadori ha segnato gol assolutamente importanti. Sì, quelli con l'Ajax, bravo, pesanti, bravissimo, gol contro lo Spezia in casa, bravissimo, cioè abbiamo avuto un Raspadori che è anche Simeone, anche tutti gli altri, però Raspadori è stato fondamentale in certe partite. Sì, 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 si è immedesimato perfettamente in quello che doveva essere solo lui nel Sassuolo. Giocava in una squadra di talenti, è evidente, perché il Sassuolo l'anno scorso, io guardavo le partite del Sassuolo di Dionisi perché mi divertivo. La squadra di là, dei Berardi, di Raspadori, c'era Traoré, che comunque giocatori di estrema qualità e molto giovani e che sono capaci di far divertire. Quest'anno Raspadori si è ritagliato un ruolo importante nel Napoli, perché nel momento nel quale appunto Osimhen si è assentato per infortunio, lui ha contribuito a questa cavalcata del Napoli e lo ha fatto in maniera eccellente. In campionato ha fatto solo un gol, però in Champions si è messo bene in mostra. Il gol contro l'Ajax di sinistro, bellissimo, sotto l'incrocio, bello, veramente, no, un gesto tecnico bellissimo. Allora, dovremmo avere una telefonata, mi dicono dalla regia che ci dovrebbe essere Amedeo, ci senti? Perché, vedi, è lui che non ci sente, perché noi... Amedeo, ci senti? No, credo sia un problema tuo, Amedeo, perché noi mi dicono dalla regia che prima ti sentivano, adesso non ti sentono più. Vediamo io se c'è. Amedeo? Direttore? Ah, ecco, adesso lo sento da te. Allora, sei in diretta, vai! Direttore, partita importantissima per... dimostrare di essere superiori a tutte le squadre italiane, in primis questo Milan che non ce lo troveremo in Champions. Una partita da giocare alla grande, il mister sa quello che deve fare, il termometro della situazione dei calciatori lo sa lui, quindi caricati al massimo pensando solo a questa partita. La città è imbandita di azzurro, ho sentito un po' il fatto dei tifosi che non tifano, dobbiamo essere uniti carissimi amici, il San Paolo Maratona merita il grande tifo, perché è importante raggiungere questo traguardo che non lo raggiungiamo da una vita, quindi mi raccomando tutti uniti e tutti in azzurro per tifare dal primo secondo all'ultimo secondo per vincere questa partita. Per quanto riguarda i tifosi delle altre regioni, delle altre province di Campania, io quando andavo a San Paolo da ragazzo c'era lo speaker che dava i risultati dei vari campionati. Bravissimo. Io mi ricordo che tutti i tifosi del Napoli esultavano quando queste squadre campane, Avellino, Benevento, Casertana vincevano con la stessa Salernitana. Vabbè, è cambiata l'epoca, purtroppo c'è una società purtroppo il mondo sta andando all'incontrario. Io sinceramente
naturalmente anche io tipo solo Napoli a questo punto, perché mi sono informato. Chiaro, dai. Questo è un fatto normale, quindi vi saluto ancora con fortissimo forza Napoli, forza Guerrieri Azzurri, forza Spalletti, forza De Laurentiis e tutta la società Napoli per raggiungere questo traguardo importantissimo. Ciao, grazie a voi. Ciao. Grazie. Allora, sì, insomma, è chiaro che su queste situazioni poi a Napoli, si tifa Napoli, altre parti, tutto può essere diverso. Allora, io sono ancora in attesa, vediamo se ci riusciamo proprio nei minuti finali, del collega Rosario Dello Jacopo, però vediamo se riusciamo, perché abbiamo fra poco, vi farò vedere un servizio che ci ha preparato il nostro Diego Marino sulla la giocattoleria Leonetti, molto famosa, che ha preparato il Maradona, San Paolo Maradona, tutto con i mattoncini Lego, quindi molto molto bello, quindi fra poco lo vedremo. Allora, sì, facciamo un'ultima telefonata, dai, un'ultimissima telefonata, intanto vediamo se si collega Rosario Dello Jacopo, se no lo chiameremo poi nei prossimi giorni. Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Io mi sento malissimo, quindi mi sento proprio male, parlo, dico la mia, poi dopo... Dimmi il nome! Fabio da Caserta, comunque. Fabio da Caserta, vai, Fabio, ora vai. Ora vi sento bene, ora vi sento bene. Bene, bene, la regia è pronta ad aiutarvi. Allora, Fabio, dimmi tutto. A riguardo tifosi uniti per vincere. Io non so se i tifosi possono cambiare lo stato delle cose, se il regolamento d'uso rimane quello che ha, quindi cioè, bisogna parlare con chi l'ha fatto, con chi l'ha creato, ve lo sappiamo, e anche il presidente in combutta con la questura, è un regolamento d'uso che bisognerebbe, io non dico stravolgere, ma trovare, come dicevamo prima, dei punti di contatto. Ma sì, sì, io ho fatto un'esperienza quest'anno con un gruppo, perché io la guardo sopra in curva B, sto in un posto, diciamo, non in mezzo agli ultra. Una partita, siccome conosco qualcuno di loro, sono andato in mezzo ai gruppi, e in effetti senza megafono, senza tamburi, non è semplice farsi sentire, cioè i gruppi poi rimangono isolati a cantare, cioè proprio megafono e tamburo è fondamentale in una curva. È fondamentale, sì, anche che poi gli altri cioè inutile che non si può fare nulla, cioè non si riesce a coinvolgere tutta la curva, cioè è proprio tecnicamente impossibile, quindi i tifosi vogliono farlo questo. Certo. Senti, com'è a Caserta? Tu sei a Caserta centro, Fabio? Sì, sì, qui hanno fatto il regolamento, cioè hanno fatto pure qua i tifosi della Casertana un esposto simile a quello della Salernitana, ma credo che non se ne fregherà nessuno. Ma già ci sono dei punti che è stato messo qualcosa, bandiere, sciarpe? Più nelle province, se si va nella provincia proprio di Caserta, sì, Caserta ci sono tifosi della Casertana che insomma tendono di più. Poi quando la Juve vince lo scudetto, Caserta piena di bianconeri a festeggiare, nessuno dice niente. Ah, ecco, vedi. Quindi, ogni mondo è paese dalle nostre parti. Che vogliamo fare? Fabio, ma tu l'hai messa una bandiera esposta, non lo so sì, se... Sì, assolutamente. Ce l'hai, bravo. Quaraschela e Osimhen. Bravo. Belli in vista e col Forza Napoli sopra. Bravo, Fabio. Qui fuori a sventolare. Forza Napoli e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie Fabio, seguici e chiamaci quando vuoi. Allora, ragazzi, noi siamo in chiusura, allora non riusciamo a collegarci con Rosario Dello Jacopo, ci proveremo nei prossimi giorni per continuare su questa tesi del Maradona e soprattutto dei tifosi uniti per vincere, perché quella poi è la nostra speranza. Ecco, mi dispiace anche di Caserta, che è sempre stata più vicina a Napoli rispetto ad altre province, mi dispiace, però come ha detto Fabio ci saranno tanti tifosi che metteranno le loro bandiere. Allora, fatemi ringraziare con grande affetto e stima collega Giovanni Gambardella, Francesco, e grazie, spero a te, di averti, speriamo. Poi ci sentiamo in questi prossimi giorni, sicuramente
Grazie, allora ringrazio anche Federica in regia, c'era stato prima Renato, c'è anche il nostro Marco Mennillo. Allora adesso, come vi dicevo, il nostro Diego Marino si è inventato un altro dei suoi servizi esterni, è andato da Leonetti, famosa giocattoleria di Napoli, famosissima, storica soprattutto, più che famosissima, ma soprattutto storica. Che salutiamo, che volessero siamo qua per fare sponsor con noi. Anche i giocattoli. Anche i giocattoli? Ma sì, tu sei, lo so che Mennillo è pronto ad andare a prendere qualcosina. No, scherziamo ma siamo seri, nel senso che chi vuole, qualsiasi azienda voglia essere con noi, soprattutto in questo periodo, ragazzi, vi stiamo preparando, io non dico ancora niente perché c'ho una telefonata nel pomeriggio, ormai fra 5-6 minuti c'è una telefonata importante, quindi fra poco vi annunceremo una grande cosa, quindi tenetevi forte. E quindi andiamo a vedere questo servizio di Diego Marino alla giocattoleria Leonetti. Grazie di nuovo a Giovanni, ciao Giovanni, grazie a te, ci vediamo Francesco, presto, buonasera. Grazie alla regia, grazie a tutti voi. Noi ci vediamo domani 15:30, come al solito ci sarà Gregorio Morrone, tanti ospiti, tanti amici, continueremo con le nostre puntate tematiche. Stasera c'è il punto sulla Serie C, c'è il punto sulla Serie C, sì, c'è, eh? Sì, c'è il punto sulla Serie C, bene così, e allora vediamo il servizio di Diego Marino, ci vediamo domani, forza Napoli e ciao. Allora, siamo qui da Leonetti, via Toledo, una sede storica in questo negozio di giocattoli al centro di Napoli, dove alle spalle di Alessandro, che è qui di fronte a me, vediamo un'opera d'arte che è praticamente lo stadio Diego Armando Maradona, costruito tutti in pezzi Lego. Poi Alessandro adesso ci dirà qualcosa in più. Ale, allora, come è nata l'idea dello stadio? Quanto tempo ci avete impiegato? Quante persone ci hanno lavorato? Raccontaci tu liberamente tutto quello che vuoi su quest'opera d'arte, io la ripeterò all'infinito. Allora Diego, grazie mille soprattutto per l'invito e la possibilità che ci dai di poter mostrare quello che è, diciamo, in questo momento il nostro omaggio alla città. Lo stadio Diego Armando Maradona è stato pensato dall'Associazione di Promozione Sociale Bricanti, dove io molto modestamente sono il referente, sono il presidente, ed è praticamente uno dei progetti che portiamo avanti come gruppo di appassionati di estrazione ovviamente locale, Napoli e la Campania soprattutto, e questo, diciamo, è uno delle costruzioni che abbiamo portato avanti dal punto di vista collettivo. Una prima realizzazione c'è stata ed è stata già ospitata nel negozio Leonetti, che noi ovviamente ringraziamo, su un panorama di Napoli. Invece questo, e posso dire in tempi non sospetti, è stato pensato già più di un anno fa, quindi prima che cominciasse la stagione sportiva e la cavalcata diciamo che sta portando avanti la squadra del Napoli, perché ci è voluto un anno, diciamo, come somma, tra 4 mesi più o meno come progettazione al computer delle strutture e 8 mesi per il reperimento dei pezzi e l'assemblaggio. Veniamo a giustamente qualche numero, qualche dato per le curiosità. I pezzi sono all'incirca 24.000, di cui 8.000 sono solo le parti che costituiscono i sediolini. La progettazione, come dicevo prima, c'è stata con un programma particolare di CAD al computer, dove sono precaricati i pezzi della Lego. Ovviamente 4 mesi, ma non sono 4 mesi di lavoro pieno, i membri della nostra associazione fanno tutt'altro, come detto sono degli appassionati, e quindi questi 4 mesi sono 4 mesi di notte o nei fine settimana. Gli stessi 8 mesi per la realizzazione hanno scontato sia l'invio dei pezzi che sono stati ordinati in più riprese, sia tramite venditori locali, sia tramite proprio dalla casa madre, dalla Lego, e ovviamente la realizzazione effettiva rispetto al computer. Voi vedete lo stadio così realizzato, ma è stato montato, smontato almeno 4 volte tra appiccichi bonari, ovviamente tra i nostri associati che hanno contribuito, perché qualcuno voleva fare le scale in un modo, altri in un altro, e poi
cosa non secondaria. Non so se si riescono a vedere dei particolari, magari dopo ve li faccio notare. Una parte delle granitinate hanno avuto il sostegno per esempio di pezzi trasparenti che in realtà teoricamente non ci sono, ma che comunque il computer dice che si mantengono, ma nella realtà ovviamente non si mantengono e hanno avuto bisogno di questo sostegno. Allora, oltre ad Alessandro c'è qui anche Maurizio Leonetti, titolare dell'attività storica qui al centro di Napoli, che ha accolto, diciamo, quest'opera d'arte, sono ripetitivo ma è così, di questo stadio Diego Armando Maradona, che poi faremo vedere nei dettagli con un video che ci forniranno i ragazzi. E quindi chiediamo un attimo a Maurizio come mai adesso lo stadio è qui, le persone che lo vengono a visitare, è diventata addirittura penso una meta turistica, no? Sta avuto nei giorni scorsi, quindi diamo la parola a Maurizio e ci racconterà un po' la situazione. In effetti hai detto le parole esatte, questa è un'opera d'arte, perché siamo non orgogliosi ma di più di accogliere il nostro negozio questo plastico fatto di mattoncini Lego, che è veramente qualcosa di spettacolare. E poi il momento ci sembrava propizio, perché stiamo tutti vivendo un sogno in questo periodo, quindi ci faceva piacere poi appoggiare l'associazione Briccanti, che devo dire con cui lavoriamo già da qualche anno, e sono delle persone veramente speciali che fanno questo soltanto per il piacere di stare insieme e occuparsi di un settore che è sempre più in espansione. Approfitto anche per dire che insieme ad Alessandro stiamo organizzando una nuova gara per piccoli costruttori Lego, che stiamo approntando e che quindi probabilmente sarà ufficializzata nel mese di aprile. E niente, che dire più, sono felice, e poi invito tutti i napoletani a venire qui in negozio a vedere questa faraonica struttura che hanno creato gli amici di Briccanti. Devo dire che ogni giorno arrivano centinaia di turisti da tutte le parti del mondo ad ammirare il nostro magico stadio Maradona, quindi siamo felici di questa iniziativa e invito tutti i napoletani e non a passare in negozio per vedere quest'opera d'arte. Allora, siamo qui anche con Graziella, un'associata di Briccanti. Ci deve spiegare assolutamente come ti sei avvicinata a questo mondo, perché prima ho fatto una confessione privata, adesso lo devi fare anche adesso, perché è bellissimo quello che hai detto. Ti passo il microfono, raccontaci tu a ruota libera quello che vuoi. Allora, io sono un'appassionata Lego, sono ovviamente grande di età, anche più grande di Alessandro, e un po' come tutti gli adulti si avvicinano al mondo Lego grazie anche ai figli. Il problema è che poi i figli crescono e noi rimaniamo appassionati Lego, un po' ci raccogliamo tutto quello che i figli hanno lasciato. Però il problema degli adulti appassionati Lego è che si sentono molto soli, perché si sentono un po' anche infantili, no? Nei confronti di questa passione, perché è un gioco per bambini, almeno sembrerebbe così. Invece è un gioco anche per adulti, perché dà la possibilità, vedete, la costruzione di questo stadio certamente è qualcosa per adulti, non per bambini. C'è stato bisogno di una progettazione, di un'elaborazione anche di gruppo, quindi non è proprio solo per bambini. L'associarsi, cioè l'essermi associata ai Briccanti, è stata per me una cosa meravigliosa. Perché? Perché io mi sentivo sola, non capita, non più capita dai miei figli che erano diventati grandi, dal marito, perché ovviamente è un gioco per bambini. E conoscere loro, a parte il fatto che ci siamo scambiati informazioni, pezzi tecniche, ma soprattutto mi sono sentita compresa, accettata, è troppo bello. Quindi io voglio lanciare così un messaggio a tutti gli appassionati Lego:
iscrivetevi all'associazione, perché veramente è una cosa bellissima, perché sono amici, sono appassionati anche loro, ti capiscono, ma sono amici. E vedete, lui diceva prima, no, sullo stadio ci siamo anche un pochettino appiccicati, no, su queste cose, però è stato meraviglioso, e soprattutto il risultato ci ha resi tutti, chi ha partecipato di più, chi meno, ma ci ha reso tutti quanti orgogliosi del risultato ottenuto insieme.